Sonno, per forza. È provato che il momento di alzarsi è quello in cui si ha più voglia di dormire. Quindi l'uomo dovrebbe aspettare il momento di alzarsi per andare a dormire. Che idiozia. Qualche volta ci rimetto la mascella. Deve essere la digestione. Devo domandare al Signore. Il vantaggio di stare al servizio di un medico è che sia sempre un medico al proprio servizio. A me fa molto comodo. Dice che è un temperamento cagionevole, nervoso, linfatico. L'ha detto lui. È il momento di svegliare il Signore. Che stravaganza. Lui dorme di qua e lei di là. Stanze separate. Perché sposarsi allora? Pare che si usi nell'alta società. Signore? 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 Niente, dorme sodo. Oddio. Stefano. Signora. Mio marito si è alzato? No, cioè, sì. Stefano, cosa dice? Come no, sì. Stefano, la sua confusione mentale mi sorprende. No, mi guardi bene in faccia, signora. Le sembro confuso. Sì? No, non entri, signora. E perché? Perché il signore sta male. Oddio, bisogna che lo veda. No, quando dico che sta male intendo dire che siccome le finestre sono spalancate, la polvere dà fastidio perché la stavo togliendo in quanto mi stavo rifacendo la stanza. Ma come? Mio marito sta male e lei gli spalanca le finestre. Ma che sta dicendo? Complimenti. Il Signore deve pagarglieli bene questi servizi. Gli sta bene. Io ho fatto quel che ho potuto. Il Signore. Il Signore non è rientrato stanotte. Naturalmente la signora se n'è accorta. Prima che mi becchino di nuovo al ballo dell'opera. Non è bello quello che ha fatto. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Se lei volesse ascoltare il consiglio di un amico. Ma quale amico? Io, signore. Bell'amico, chiudere le finestre la sera, d'estate. Il signore ha passato una notte di bagordi, quindi è più colpevole di una finestra chiusa. Ma il cielo può testimoniare però che a quel ballo io non ci volevo andare. È stato tutto un capriccio di lei, della signora Aubin, donna di demoniaca bellezza che però mi provoca, mi esalta, mi trascina. Può fare di me tutto quello che vuole. Basta così, non intendo ascoltarla oltre. E invece resti! Vuoi impicciarti dei fatti miei? E allora stammi a sentire. C'è sempre qualcosa da imparare dalle esperienze altrui. Ah, di che cosa stavamo parlando? Della signora Aubin, della signora Aubin, donna di demoniaca bellezza, ma dallo sguardo di assoluta innocenza. Basta così, riprendo congedo. No!
Devi sapere che, provocato da lei, spinto da lei da ben due lunghi mesi, mi tengo a disposizione come medico di tutta fiducia con la speranza di ottenere qualcosa. E ieri finalmente, mi fissa un convegno, mi butta là le parole supreme. Stasera a mezzanotte, al ballo dell'opera, mi aspetti davanti al portone d'ingresso. E io lì, in frac, puntuale, pronto, carico come una pistola da duello, ho aspettato fino alle 3 del mattino, come un imbecille. Non è venuta. Come l'hai capito? Non è venuta. Stanco, disfatto, rabbioso, torno indietro mentre gustavo il buon letto di casa mia, ma arrivato sotto il portone, patatrac, dimenticata la chiave. Capisci? Dimenticata la chiave. Come suonavo senza svegliare mia moglie? Come suonavo? Come suonava? Come suonavo? Non potevo, no? Non potevo. Provo allora a salire in terrazza. Mi arrampico su. Io, che all'Accademia del Ginnasta fui espulso per scarso rendimento. Mi aggrappo, casco. Mi riaggrappo, ricasco. Alla fine salto dentro. Salto dentro e che cosa ti trovo? La finestra chiusa! Ma come ti è venuto in mente? L'estate! Una notte all'aperto è micidiale. Micidiale, signore. Ah, mi sono rovinato. L'umidità mi ha mangiato le ossa. Mi beccherò i reumatismi. Mi sono anche storto un piede. Sarà fratturato, mi sento malissimo. Chiama un dottore. Mi permetta di ricordarle che il dottore è lei. Ma qui si tratta di una cosa seria. Cosa sto dicendo? Ma tu non hai niente da fare? In cucina? Certo. Prima che mi becchino di nuovo al ballo dell'opera. E adesso, cosa le racconto? Ah, Yvonne, mia piccola Yvonne. Se mi pianti il disastro, un medico divorziato non offre nessuna fiducia. Sarebbe la fine. Come ti sei alzata presto? Dove hai passato la notte? Eh? Dove hai passato la notte? Dove hai passato la notte? Da Bassinet. Non ti ho detto ieri che devo andare da Bassinet? No. No. E così hai passato la notte da Bassinet? Oh, non hai idea in che condizioni si è ridotto. Bassinet. Davvero? Ho dovuto vegliarlo. In frac. In frac. Ah, sì, in frac. Vuoi sapere tutto? Sì. Ecco, ora ti spiego. Non vuoi sederti? No. Non vuoi sederti. Ora vedi, siccome Bassinet è così malandato che la più piccola emozione lo ammazzerebbe, e allora per non impressionarlo abbiamo organizzato una seratina in casa sua, così, fra medici. Fra medici. Fra medici. Un consulto in abito da sera. Per lui, poveraccio, per nascondergli la verità. E poi abbiamo ballato. Ballato? Sì, ballato. Sempre per lui. E allora, sempre ballando, facendo finta di niente. Così ci scambiavamo la prognosi. Canterellando. Non regge fino a sera, è brutta la sua cera. Sono l'ultime sue ore, siamo certi che ci muore. Sì. Ah, ah. Sì. Ah. Ah, che farsa. Sì, che farsa. Nella tragedia, che farsa nella tragedia. Certe volte, mia cara, nella vita noi medici siamo costretti a ingannare il malato a fin di bene. Veramente geniale. Veramente e così geniale. Bassinet è conciato male. Conciato male. È finito. Il signor Bassinet. Gianna, dottore. Zia Tito, non parli, capito? Lei è malato, molto malato. Come? Zia Tito, non parli, capito? Lei è malato, molto malato. Io, ma neanche per sogno. E come sta, signor Bassinet? Come lei vede? Appunto, come lo vedi? Sta male. Malissimo. Perché vuoi che il signor Bassinet stia male se lui stesso dice? Ma che ne sa lui? Che ne sa? Mica è medico. Mica lo sa che è spacciato. Io sono spacciato? Ma sì. Solo che abbiamo voluto tenerle nascosta la verità. Cosa mi sta dicendo? Non è possibile. E invece sembra di sì. Se no, perché crede che mio marito abbia passato la notte accanto a lei? Lei ha passato la notte accanto a me? Ma sì. Possibile che non se ne sia accorto? No. Delira, non vedi, delira, non insistere, lascialo perdere. Su, coraggio, signor Bassinet. Sicuri. Voglio vedere come fa, sei in agonia. È dura da un bel po' questa agonia. Cos'è? Un'agonia cronica? Appunto, sono le più mortali. È chiaro, mi inganna, dirò tutta la mamma. Quale insensibilità?
Se l'ho messa in agonia, poteva avere almeno un buon gusto di rimanerci, no? Ma io... Mi scusi, l'ha pregata qualcuno di venire da me stamattina? No. Aveva forse un appuntamento con me? No. E ora non si va in casa di chi l'ha scelta come scusa per raccontare una balla? Se lo sapevo. Allora lei vuol mettere i puntini sugli? Ma no. E allora, scusi? Io vengo solo quando c'è un piacere da fare. Ma sempre un piacere... Da fare a me. Ti pareva? Scusi, sa, ma io sono stanchissimo. Ho dormito tutta la notte in terrazza. Ah, ma io non ci faccio caso, non mi formalizzo. Scusi, ho da fare. Stamattina arriverà mia suocera da un momento all'altro a Parigi, capirà? Contrariamente a tutti, a me le suocere fanno simpatia. Sì, ma non credo che ne faccia lei a mia suocera. Io le so prendere per il loro verso. Ah, sì? Scusi un momento, torno subito. Stefano? Fra 5 minuti arriva con un biglietto da visita qualsiasi di che c'è una persona che mi vuole parlare. Così ci liberiamo dello scocciatore. Così ci liberiamo dallo scocciatore. Lei deve sapere che un anno fa ho ricevuto un'eredità da mia zia. E lei deve sapere che la cosa mi lascia del tutto indifferente. Ah, dunque lei deve sapere che con quei soldi io mi sono comprato una casa in Rue de Milan 70. Solo che gli appartamenti sono ancora tutti sfitti, non ho trovato un cane con gli affittarli. Allora ho pensato che siccome lei ha un bel giro di clienti per le mani, pensavo che poteva aiutarmi a cacciarceli dentro. E lei stamattina è uscito di casa. Ha fatto le scale. Ha suonato alla mia porta, è entrato in casa mia per farmi una proposta del genere. Sì. Ma mi faccia il piacere. No, ma senta, non si arrabbi. Io mi sono rivolta a lei perché questi miei appartamenti, francamente, sono umidici, malsani. E allora ho pensato che in un clima così micidiale i suoi clienti avrebbero avuto bisogno delle sue cure, vita naturale durante. Così tutti e due avremmo avuto il nostro tornaconto. E lei crede che io sia un criminale così incallito da consigliare le sue baracche malsane ai miei clienti? No, ma stia a sentire, non sono malsane. Ad esempio, c'è un appartamentino asciuttissimo. All'ammezzato e anche tutto ammobiliato, un'occasione d'oro. C'era una sarta, ma se n'è andata via senza pagare. È una storia buffissima. Pensi che questa sarta, una donna di mezz'età ma ancora piacente, ha un amante? Cosa vuole che mi importi della sua sarta? Io sto qui a perdere tempo con lei, mentre quella povera donna di mia moglie è lì che soffre. Beato lei che ce l'ha ancora una moglie. Io la mia l'ho perduta. Meglio così, meglio così. Come meglio così? No, volevo dire che disgrazia, che disgrazia. Mi è stata tolta in meno di 5 minuti. Colpo apoplettico? No, militare. È scappata con un ufficiale. L'avevo lasciata su una panchina del giardino delle Tuileries. Le avevo detto, cara, vado a comprarmi un sigaro. Non l'ho mai più vista. Spero che abbia almeno colto l'occasione per smettere di fumare. Guardi che c'è il cameriere. Lo so. Ah, il cameriere? Cameriere? Cosa c'è, Stefano? Signore, c'è un signore che la desidera. Un signore a quest'ora? Chi sarà? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah, un rompiscatole. Scusi, ma cinema proprio. Non posso esimermi da riceverlo. Un rompiscatole? Sa cosa facciamo? Io resto qui ostentatamente. Così quello capisce che è di troppo e se ne va. Mi vuol parlare a quattro occhi, credo che non cederà. Allora la faccenda si complica. Sì. Chi è questo rompiscatole? Ah, ce va su. Lo conosco benissimo. Lo saluterei volentieri. Anche solo una stretta di mano, Ce va su. Non è lui, è suo padre. Ma hai avuto un padre? Infatti è il fratello. Era figlio unico. È uno zio da parte di madre, spatriato in Asia, in un momento di sconforto ed ora è qui, dopo l'evasione, naturalmente in incognito. Ha una faccenda delicata. Ineluttabile, credo. Ah, senta, dottor Molinò, senta! Un'idea. Se quella la scoccia, io le mando il mio biglietto da visita. Così lei può dire che io sono un rompiscatole. Un rompiscatole? D'accordo, basta che se ne vada. Sì, sì, se mi libera. Mia cara. Piccola Yvonne, eccomi qui, pronta a parare i tuoi colpi bassi. Sai che non so mentire, ma sarei pronta a farlo pur di salvare la nostra rispettabilità, il nostro benessere. Non divorzieremo mai, fossi matto. Oh, io che faccio? Che faccio? L'importante è dormire, recuperare. Non ci sono per nessuno, nessuno. Signore, c'è la signora sua suocera. No. Signora, c'è la signora sua madre. E questo è l'inizio della fine. Dove siete, tesori miei? Dove vi trovo? Oh, figli, figli miei. Mamma, mamma mia. Se tu sapessi. Quanto l'abbiamo aspettata. Che piacere rivedervi. Ma che fa, piangere? Non piangere, mamma. Non piango, è l'emozione di rivedervi. Il mio caro Molinò, ma come è dimagrito e dimagrito. Ma va. Sa, il matrimonio fa miracoli. Beh. Ma che cos'è questo abito scuro? Devi andare a un funerale. Sì, è per lei. Per me? No, voglio dire, in suo onore. In no, suo onore. Ma il signore ha vegliato uno dei suoi malati affetto d'agonia cronica. Certo. Poverino, fa servizio di notte. No, ma siccome c'era di mezzo un ballo, un balato, un medico deve assistere ai suoi balati. È raffreddato? Sì, no, non lo so.
Ho tanto bisogno di riposo. Ma che riposo, il riposo? Bisogna reagire. Non l'hai ancora fatta una tisana bollente a tuo marito? No. Le sue malattie se le sa curare benissimo, con i consulti coreografici. Insomma, Yvonne, tu ce l'hai certamente con tuo marito, dimmi la verità, io non mi sbaglio. C'è che qualcuno si è alzato storto stamattina. E qualcuno non si è alzato affatto. Ora, buoni, buoni, buoni. Ora metterò a posto tutto io. Ma come sono felice. Che bellezza rivedervi dopo tanto tempo. Come sono contenta di essere qui. E questo che cos'è? Oh, niente, uno che bussa. Ah, uno che bussa. Uno che bussa. Ma Stefano, ce ne sono ancora molti. In quantità industriale. Ma intende svernare la vecchia? Probabilmente. Ma Stefano, vai di là a prendere la mia vestaglia e portala. Grazie, signore. Lei è molto gentile. Grazie. E mi ringrazia anche l'imbecille. Quello chi è? Come chi è? Nessuno, un malato. Ma sì. E perché lo lascia fuori? Perché non posso lasciarlo dentro, perché è affetto da malattia contagiosa, deve essiccare al sole. Si essichi! Non mi dica. Glielo dico, perizonea tropicale, spaventoso. Se uno se la becca, se la toglie solo da morte. Però è una malattia provvidenziale per i dottori, no? Bravo, parcella de stelle, bravo. Bravo, bravissimo. Ma non essere volgare. Senti chi parla. Insomma, basta, Yvonne. Tu c'hai qualche cosa contro tuo marito. Io voglio sapere, Yvonne. Yvonne, ti voglio parlare da sola. Ma... E lei... No. Sì? E questa è veramente via. La fine, allora. La prego. Ma... La prego. Yvonne. Via. Allora, tesoro, adesso che siamo sole, cosa c'è fra voi due? Oh, mamma, come sono infelice. Lui ha dormito fuori. Davvero? E quando? Stanotte. E chissà quante altre. E non te ne sei mai accorta? Queste cose si vedono soprattutto la notte. E come? La vostra camera dov'è? La mia o la sua? La tua, la sua, la vostra, insomma. Io dormo di qua e lui dorme di là. Dopo 6 mesi. Oh, è da tanto tempo ormai. Questa è una follia. Come potete controllarvi a vicenda? La fedeltà coniugale si ottiene soltanto con la sfiducia totale. Tu dici? Ma sì, tesoro mio. È elementare, bambina mia. Il letto in comune tiene uniti gli sposi, i concubini, gli irregolari, gli amanti, tutti, insomma. Perché se uno di notte manca, l'altro se ne accorge. Hai capito, cara? Tanto mi tradirebbe di giorno. Cosa c'entra? Di giorno c'è un sacco di gente per bene che sorveglia. Grazie, signora. Ma cosa fai? È contagioso. Torni fuori, deve essiccare. Devo parlare un attimo col dottor Molino. Per raccordarvi sui particolari. Bel mestiere che no, fa, signore. Devo parlare un attimo col dottor via, Molino. Via, al sole, al sole. Ma perché dovrei stare al sole, signora? Perché nelle sue condizioni si sta al sole. Vada, vada al ma sole. Ma ci sono quasi 40 gradi. Sempre troppo pochi per la sua malattia. Ma lascialo perdere, mamma. Per cortesia, signora, dica al dottor Molino che lo sto aspettando. Io dico tutto quello che vuole, ma non mi tocchi. Vada in terrazza. Grazie. Bravo, in terrazza. Vada, vada, in terrazza. In questa casa hanno tutti qualcosa. Senti chi parla. Con quello che a lui parla. Ascolta, Yvonne. Certo che tuo marito è molto poco igienico. I malati così dovrebbe lasciarli a casa loro. Dunque tu mi dicevi che ha passato la notte fuori. Più fuori di così? È orribile. Ma no, tesoro mio, non piangere, spiegami. E seguimi innanzitutto. Molino ha disertato il talamo. Per chi? Perché? Tesoro mio, un marito non passa fuori la notte per pigliare lucciole. Hai scoperto qualcosa? Non so. Ho trovato questo in una delle sue tasche. Guanto da donna. Indizio, certo. Ora gli faccio vedere io. Molino! Carissima madre di mia moglie. Basta, tagliamo corto. Che cos'è questo guanto? Oh, finalmente, sapesse quanto l'ho cercato. Giù le mani di chi è? Come di chi è? Mio, no? Suo, di questa taglia. Sì, di questa taglia, per rendere più smilza la mano, più elegante, vede. Tenendo il pollice vicino così e allungando le dita, guardi. Basta, è un guanto da donna. Sembra, perché ha preso l'acqua, la pioggia l'ha ristretto. E la lunghezza? Appunto, ha preso in lunghezza tutto quello che ha perduto in larghezza. È l'effetto tipico dell'acqua, succede sempre così. Anche lei, se si bagnasse da così a così, ne acquisterebbe. Zitto, qui c'è scritto la misura numero 6. 6? Sì. Da che parte lo legge? È 9. Molino, niente, niente, lei mi vuol prendere in giro. Sì,
Cioè no, non tanto. Allora vuol proprio che io le dica chiaramente quello che io penso di lei. Oh, inutile, lo intuisco. Lei è un marito indegno, un debosciato abituale. Abituale, poi sì, abituale. Sì, un debosciato, perché altrimenti ci troverebbe un guanto da donna per le sue tasche. Perché le ho detto che è il mio, ristretto, va bene? Quante altre prove ci sarebbero a scavare fra le sue cartacce? Oh. E allora sì che se ne vedrebbero proprio delle belle. Diagnosi, analisi delle urine, tutte cose al di sopra di ogni sospetto. Attento a lei. Se trascura mia figlia, ci sono qua io. Non mi permetterei mai una simile sostituzione. Se guardi. Lei è sposato. Se lo ricordi bene. Me lo sta ricordando lei fin troppo. Lei ha giurato fedeltà a noi. Fortunatamente solo a mia moglie. Genero snaturato. Lei forse vuol dividere una madre dalla propria figlia? Insomma, basta. Basta, basta. Guarda i piedi. Cosa ha detto? E ha capito benissimo. Io qua sono il padrone. Urlo, grido, comando. Faccio tutto quello che voglio senza render conto a nessuno. Fuori dai piedi. Vuol forse mandarmi via? Allontanarmi dalla casa di mia figlia? O sbaglio? Non sbaglia affatto. Me lo ripeta una seconda volta. Una seconda volta? Sì. Non sbaglia affatto. Basta, fuori. Basta. Fuori. Si calmi. Fuori. Si calmi, fuori. Basta. Basta, si calmi. Basta. Basta. Oh no. Fuori. Non passerò la notte in questa casa. Aria, aria, piuttosto il dormitorio pubblico. Mi cercherò un appartamento mobiliato. Lei cerca un appartamento? Di nuovo il contagioso. E adesso dove vado? È fissata. Ho un appartamento alla mezzala. Fermo, come ha detto? Ho quello che fa per lei. Ho un locale in Rue de Milan 70, tutto arredato. Ma non ci avrà mica abitato lei per caso? No, no, no. C'era una sarta, sì. È una storia buffissima. Si figuri che questa donna... di mezza età, ma ancora piacente. Ha un amante che... Bene, bene, ma lei sa dirmi per combinazione se questo appartamento è umido? Beh, Dio mio, dipende. Se per abitarci... E per farci che cosa, allora? Eh beh, si può utilizzarlo per delle scappatelle. Come si permette? No, 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 no. Non mi riferivo a lei, signora, no. È sano, sano come appartamento. Sì, fino a che uno non si prende un accidente. Beh, già. Perché non va a vederlo? L'indirizzo. Ecco lì. Lì. Rue de Milan 70. Visto, ci andrò oggi stesso. Oh, ma Stefano, la mia vestaglia. Carissimo. È la prima volta che è contento di vedermi. Ho preso in esame la sua offerta. Prendo in affitto l'ammezzato. A lei lo posso dire perché si vede che... è un gentiluomo, ma ho una relazione platonica per ora con una signora sposata, una mia paziente. E cosa aveva? Niente, ma sono riuscito a guarirla lo stesso. E il marito cosa dice? Non dice perché non sa, poi non mi interessa perché nemmeno lo conosco. Quanto vuole? 250. All'anno? È regalato. Al mese? Oh, già aumentiamo, è strozzino, ma non importa. Non importa, lo prendo lo stesso e ci vado subito. Non è possibile, c'è dentro la sarta con tutto il suo armamentario ancora. E gliel'ho detto di questa sarta, che quell'amante che sì, è un me la racconta domani, per ora lo prendo così com'è, poi lo rimetterò a posto con comodo. Vada di là la e prepari il contratto. La signora Owen. No, vada là fuori e prepari il contratto. No, fuori no. Fuori no, allora dentro sì, vada lì dentro e prepari il contratto. Ecco, così. Signore, c'è la signora Owen per la solita visita. Ma cosa fai? Ti sei messo la mia vestaglia. Lei mi ha detto di prenderla e portarla e io la porto. Roba da pazzi. Questo succede a fare di un subalterno un complice. Cara signora Aubin, sempre puntuale alla visita. Oh, buongiorno, caro dottore. Stefano, puoi andare. Ma com'è elegante. Tutto in nero. Si direbbe pronto per andare all'opera. Vogliamo passare nello studio. Cattiva, cattiva, cattiva. Dovrei serbarle rancore, ma... prego, signora, si accomodi. Vediamo come vanno i suoi disturbi. Ma le sembra carino farmi aspettare così tutta la notte? No, ancora quelle noiose emicranie. Però è venuta subito. Grazie, grazie. Non ci speravo, grazie, grazie. Si sdrai. Devo visitarla come al solito. E mi dica, signora, come va, eh? Come va? Ma cos'è successo? Amico mio carissimo, potrà mai credermi se le dico che anch'io sono terribilmente delusa? Anche per me è stato orribile. Ah, sì? Sì, ero sicura che mio marito uscisse per conto suo. E invece? Non mi ha lasciato un momento per tutta la serata. Dica, nel caso che ci ascolti. Ah, basta così. Assurdo. Mio marito da un paio di giorni mi accompagna sempre. Ogni tanto gli prendo la fissazione di stare con me. Dica. Adesso, per esempio, è giù che mi aspetta in carrozza. Ah, è giù che l'aspetta in carrozza. Dica. Ah. Come ha detto? È giù che l'aspetta in carrozza. Qui, mio marito, è giù che mi aspetta in carrozza. È spaventoso.
suo marito. È giù in carrozza. E la sta aspettando. Incredibile. Voleva salire su, ma io gli ho detto di aspettarmi giù. Ah, gli ha detto di aspettare giù? Meno male, perché non ci tengo minimamente a fare la sua conoscenza. Oh, la mia cara, piccola Susanna. Sentiamo il cuore come va oggi, eh? Sentiamo oggi come va il cuore. Come batte. Che musica. Come batte. Ma per chi? Ma per chi? Ma per chi? Ma per chi? Ma per chi batte? Ma per chi batte questo cuore? Non dovrei ascoltare le sue parole. Mi sento colpevole. Ma no, cosa dice? Non deve pensare alle colpe. In fondo, la sto visitando. È per il suo bene. Si giri su. Tossisca. Dica 33. 33. Dica 33. 33. Dica 33. 33. Dica 33. 33. No, 33. No. Non così. Mi fa girare la testa così. Molino, è la prima volta che mi succede, mi crede? Lo so, è questo. È questo che mi piace da impazzire. No, no, non possiamo continuare così. A lungo andare qui finiscono per scoprire che le visite sono finte, che lei non è una paziente e che io invece sono molto, molto, molto impaziente. No, no. Dobbiamo fare qualcosa per favorire il nostro volo d'amore. È d'accordo, cara? Sì. Dobbiamo fare qualcosa? Sì. Ecco. Riflessi perfetti, i nervi a posto, lei mentre io. Giù, per carità, giù. Insomma, lei dice che se tiriamo la corda con le visite mediche, salta fuori la nostra relazione. Sì, sì, anche se la nostra non è una relazione, ma una tortura cinese. Ma se vuole, si potrebbe dare un contenuto a questa relazione. Possiamo vederci oggi stesso in un campo neutro. In un campo no, ho paura delle formiche. Oh, che cara. Mi piacerebbe in un appartamentino. Sì? Come nei romanzi di Paul Bush. Mm? Oh, la vita di Boè. Ce l'ho! Ce l'ho! Ce l'ho! Rue de Milan 70, voltato l'angolo. L'aspetto lì, fra poco. È un'ex sartoria. Come? Un'ex sartoria. Un'ex sartoria. Oddio, come faccio così tutto un tratto? Si fa. Lei è troppo impetuoso, amico mio. È soltanto apparenza. Io sono un gentiluomo. Quasi mi tenta, però sia chiaro che la nostra deve essere un'intesa che deve restare essenzialmente spirituale. Non oserei mai supporre il contrario. L'ombrello. Prendo l'ombrello. Eccolo lì, l'ombrello. Ecco, fra un'ora a Rue de Milan 70. Non dovrei. E invece dobbiamo. Fra un'ora a Rue de Milan 70. 70. A Rue de Milan. Alla prossima visita. Cara signora Aubin, vedrà che il Cantarsil farà miracoli, ossequi. Signore, c'è il signor Aubin. Mio marito. Non voglio vederlo. Ah, sei tu, caro. Stavo scendendo. D'accordo, cara, vai, ti raggiungo subito. Devo chiedere una cosa al dottore. Tenga cameriere, vada pure. Dottor Molino, venga, per favore, devo chiedergli un consiglio. Senta, mentre aspettavo mia moglie giù in carrozza mi son detto, perché non faccio un salto su e non gli chiedo un consiglio? Deve sapere che da un po' di tempo perdo sangue dal naso e mi sento come se la circolazione facesse un po' di testa sua. Ah, molto bene. Dunque, lei deve prendere la chiave della stanza da pranzo. È importante la stanza da pranzo? Indispensabile la stanza da pranzo. La prenda e se la metta sulla schiena. La stanza da pranzo, accidenti? No, la chiave. Poi chini la testa in una bacinella d'acqua calda e tenga naso e bocca immersi. E devo respirare? Sì, purché ben dentro l'acqua. Tutto qui, semplice ma efficace. Non mi convince. Ecco, guardi la mia lingua, che ne pensa? La mia è più lunga. Come? Poi la sua è larga e tozza, la mia è stretta e a punta. Questo è troppo, dottore.
Ma io non sono il dottore. Non è il dottore? Ma è lo stesso, sono il suo cameriere. Il cameriere? E lei parla con me? A me sono un tipo alla mano, non mi formalizzo, sa. Pronto il contratto? Sì, è che contratto? Ah. Perfetto. Non l'ho ancora raccontato della sarta. Dopo, la racconta dopo, Scusi, dottore. Non sono il dottore, mi deve scusare. Un paziente, mi scusi. Allora è lei il dottore. Senta, volevo chiederle scusa. Di che cosa? Dello scambio. Ah, si figuri. Dunque, volevo raccontare una cosa divertentissima. Questa sarta ha un amante che è un bell'omone, grosso, un pezzo d'uomo incredibile. Ah, sì, lei mi deve scusare. Devo raggiungere mia moglie. Onoratissimo. Giusto lei, con una storia buffissima. Questa sarta ha un amante. E lei mi deve scusare, ho da fare in cucina. Questa sarta, dicevo, ha un amante che è un salumiere, un ragazzo in condizione molto triste, come una salumiera, da una persona di piste amici. Ma perché, mia cara, hai preso una carrozza pubblica? Mentre ti aspettavo, ho pensato di mandare a casa la nostra carrozza e di prendere una pubblica. Così siamo più liberi. Hai fatto bene. E cosa ci sei rimasta a fare su dal dottor Molino? Niente, volevo chiedergli un consiglio. Ma invece l'ho chiesto al suo cameriere. Al cameriere? Pensa che ha osato mostrarmi la lingua. A te? A me. Ma io gli avevo mostrato la mia. Interessante scambio di opinioni. Un increscioso equivoco. Ma poi gli ho chiesto scusa. Al cameriere? No, al vero dottor Molino. Al vero dottor Molino? L'ho conosciuto, sai, il tuo dottore. E quello ti convince come medico di fiducia. Certo, bravissimo. Ha l'occhio clinico. Ah, non lo metto in dubbio. Sai, all'apparenza sembra un tipo un po', come dire, un po' miserello. Miserello? Sì, voglio dire che non è una donna. Anzi, per un marito è la cosa migliore, perché può tranquillamente dormire su due guanciali. Devo dire che è veramente una persona ripugnante. Oh, beh, insomma, adesso basta. Non ti sembra di andare oltre negli apprezzamenti? Ma via, sto scherzando. Non volevo offendere il toccasana della mia cara Susanna. Però ammetterai che con quella barbetta caprigna e con quell'occhialino non ha certo l'imponenza che dovrebbe avere un medico di prestigio. Ah, già, la barbetta caprigna, l'occhialino. Penso che non me ne ero proprio mai accorta. Hai ragione, è ripugnante. Certo, è proprio ripugnante. E beh, però se ha l'occhio clinico. Ma dove stiamo andando, cara? Ah, non lo so. Come non lo so? Non gliel'hai detto tu al cocchiere? No, aspettavo te. E sottinteso che prima accompagnavo te, poi... No. Tu hai cose tanto, tanto più importanti da fare. Ti accompagno alla camera. Ma no, ma io non ho nessuna fretta. Prima accompagno no, te, poi... No, guarda, tu devi rispondere davanti alla nazione. Non posso sottrarti i tuoi doveri per delle frivolezze. Quali frivolezze, cara? Devo passare in sartoria. Ah, benissimo. Le frivolezze della moglie di un deputato giovano allo spirito del deputato stesso, quindi alla nazione. E poi alla camera non ci devo andare. Ma dove sta andando il cocchiere? Ehi. Ma dove sta andando se non gliel'abbiamo detto dove deve andare? Ehi, cocchiere, è fermo. Oh! Lasci fare a me. Ho un itinerario che fa per lei. Ma quale itinerario? Passeggiata fra il verde, a trotto contenuto, dondolio calibrato. Si lasci servire, penso io a tutto. Ma lei è pazzo? Per chi ci ha preso? Va bene, non vuole che si sappia. Ho un'esperienza trentennale. Io ne ho portati di gentiluomini con le loro cocotte. Fame cocotte! Ma fai tacere questo bifolco cretino! Atelier ammezzato, è qui. Le chiavi in portineria. La porta aperta.
Dottor Molino. Dottor Molino. Chi è? Susanna. Sì, sono io. Susanna. 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 Finalmente. Susanna. Dottor Molyneux? Sono io. Dottor Molyneux? Sono io. Sì, vabbè. Susanna. Dottor Molyneux. Susanna. È lei? Sono io. Lo vedo che lei è venuta. Che ore sono? Ero lì che riflettevo e... Riflettendo, come passa il tempo. Oh, grazie. È il nostro momento. La porta non si chiude. Lo so. Ci mettiamo contro una sedia e così... Si chiude la porta. E poi, chi vuole che venga qui? È una sartoria abbandonata da tutti. Ma non ci sarà pericolo. E di che cosa? Siamo assolutamente soli, come su un'isola deserta. Qui non c'è nessuno, lì non c'è nessuno, qui non c'è nessuno, non c'è nessuno. Soli. Non vorrei che lei approfittasse della situazione. Oh. Non mi permetterei mai. Ma perché trema? Mio Dio, se qualcuno ci vedesse mi sentirei così colpevole. Ah, se qualcuno ci vedesse, che squisito senso morale, no. No, siamo soli, non c'è pericolo. Susanna, cara, sul mio onore. Ma mi pare che stia andando oltre. Il pudore ha i suoi diritti, ma lei deve collaborare, Susanna, cara. Oh... Ma perché trema ancora? Oh, lo supererò a questo momento, sa? Sì, vedrà. Anche mio marito. Ma lo lasci perdere, suo marito? Che ha fatto il militare. Dice che anche i più coraggiosi hanno paura prima del fuoco. Poi, quando cominciano a sparare addosso, passa tutto. Ah, sì? Passa tutto? E io sto facendo fuoco a volontà? Anzi, vado alla carica. No. Non faccia così. Troppo impeto. Mi devo abituare al fuoco. Poi non si scalmani troppo. Ad Anatolio ho detto che salivo solo per un po'. Come mi importa a me di questo Anatolio? Ma mio marito. Mio marito? Anatolio! O ben! Il marito! Ma perché? Sì. È giù che mi aspetta. Può salire da un momento all'altro. Ma perché gliel'ha detto? Ma perché? È una follia. Ha voluto accompagnarmi a tutti i costi. E allora, siccome sapevo che questa è una sartoria, gli ho detto che andavo dal sarto. Ah, trovata geniale. Ma se quello sale... Ho lasciato che mi accompagnasse per non insospettirlo. Per non insospettirlo? Ma che brava. Via. Tanto per ora non viene. Non viene di certo. È tutto tranquillo. Ma sì, abbiamo ancora qualche buon lungo minuto... Tutto per noi. Appunto, approfittiamone. Sì, certo. La mia cara piccola Susanna. Ma perché così freddo? Io no. La mia cara piccola Susanna. L'ha già detto, mio caro amico. L'ho già detto? Non me ne ero accorto. Cara, la mia piccola Susanna. E tre. Non mi dica che sta facendo una pazzia. No, non con pazzia. Perché una pazzia? È
lo sa che per me questa è la prima volta. Sì, e per me non vorrei che fosse l'ultima, invece. Ma lei trema, perché? Io tremo? Mi dica la verità. Lei è felice di essere qui con me? Felicissimo, felicissimo. 250 franchi al mese e la porta sfondata, roba da ladri. A cosa sto pensando? Ai 250... Ah, a lei, cara Susanna. La sento freddo. Sono sicura che mi sta disprezzando. Ma lei sta scherzando? L'unico mio desiderio sarebbe di passare la vita ai suoi piedi. Sono cose che si dicono. No, sono cose che si fanno. Non si può entrare! Come? Non si può entrare? Si può entrare. Mi annoiavo? Così mi è saltato in testa di salire. Ma non voglio disturbare, continui pure il suo lavoro. Stava prendendo le misure a mia moglie, ho visto. Sì. Il signore mi stava prendendo le misure della vita. Della vita? Certo, della vita. Della vita. Voilà, perfetto. La vita è 110 in circonferenza. Come 110? 52, scherziamo. Sì, ma noi grandi sarti usiamo raddoppiare. Prendi lo specchio. Ah, no, quelli poi addirittura li triplichiamo così per differenziarci dalle piccole sartorie. Poi, sa, ho preso occhio così, senza metro. Come si fa a prendere occhio così, senza metro? Lei non ha un metro per caso? Ma lei vuol scherzare? Perché dovrei avere un metro? È lei che deve averlo. Eh già, sarei io che dovrei averlo. Cioè, ma io ne ho bizzeffe, sa. Ho metri lunghi, metri corti, metri verdi, metri rossi. Solo che quando si cerca non si trovano mai. Eccolo qui. Ha visto? Eccolo qui. Permette, signore, che... Ecco, allora, qui abbiamo... 28 meno 5, 835, qui lo svaso e porto 5, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31, ne hanno. Ma sai che è un tipo strano, molto divertente, come si chiama? Come si chiama? Come mi chiama? Il famoso sarto... Robespierre. Robespierre? Robespierre. Il nome non mi è nuovo. Infatti è il famoso inventore della camicia. Ah, è lei? Modestamente. Però la sua faccia non mi è nuova. Non è nuova? Mi pare di averla vista da qualche parte, come il nome del resto. Robespierre. Ah, può darsi, non lo so, da chez Maxime all'opera. Un altro metro, quanti ce ne sono in giro? Non so, in qualche luogo. No, ho capito, dal dottor Mulino, il medico di mia moglie. Dal dottor Mulino? No, dal dottor Mulino. L'ho visto poco fa, non mi sbaglio. È in cura anche lei da Mulino? Ah, può darsi, qualche volta. Tanto quello lì, per quello che fa, quello lì... Infatti, secondo me, è un ciarlatano. Ma come si permette? Ma a lei che gliene importa? Beh, sai, il mio medico di fiducia, gli sono affezionato. Come non detto? Oh, tanto, vediamo un po' per che me cosa fa lo c'è, stesso. Che cosa c'è. Senta, cosa sta facendo mia moglie? Oh, niente, assolutamente. Come niente? Non vorrà credere che... Le sta facendo un vestito, no? No, no, le sto facendo una polacca. In tulle con orletti di pelliccia e ramversé di jabot alla pétinière con un plissettato tutta godesca nel lato e inamidato in fondo che poi lo riportiamo su per la mutanda. Quale mutanda? La mutanda, quella che sta sotto, tanto non si vede. Mi pare un po' complicato per delle mutande che non si dovrebbero vedere. Susanna, non ti lasciar prendere dalle mode troppo eccentriche. Vorrei controllare il figurino. Il figurino? Impossibile. Li tengo tutti in cassetti di sicurezza per paura che no. E continuiamo le misure. Allora, dito 27, gomito 34, orecchio 35, polsino... Buongiorno, signori. Una donna. E questa chi è? È in casa la signora Durand? No, non c'è. Oh, dovevo vederla per saldarle il conto. Quale conto? Il conto dei vestiti che mi ha mandato a casa la signora Durand. Ma come, non la conosce? Ah, la signora Durand! Ah, la signora Durand, la mia socia, la cara, vecchia, simpatica signora Durand. Beh, vecchia poi. Oh, vecchia, quella è vecchia, inutile che dica. Bene, tanto. Visto che è sua socia, posso parlare con lei? Sì. Sono la signorina Pomponette. Ah, la signorina Pampanette. Pomponette, signore. E cosa ho detto, scusi? Dunque, questa volta mi ha trattato male. Il conto è troppo alto, vorrei uno sconto. Uno sconto? Vuole uno sconto? 340 franchi. È spaventoso per quel vestito che mi ha fatto. Ah, quel vestituccio che le ho. Si ricorda quel vestito di seta a fioroni. Ah, quel vestitaccio, vorrà dire di setaccia a fioracci. Ma certo, è troppo. Che sconto vuole? Ma 300 franchi credo che bastino. Come 300 franchi? Oh, sì, senz'altro. E facciamo così, togliamo 300 e restano 40 franchi, va bene? Ma lei scherza? Non scherzo affatto. È troppo. È troppo, scusi. Glielo dico qui, sulla pubblica piazza, meno di 40, mi rovino. Sì, va bene. Ecco, 40 franchi. È contenta però? Non avrei mai creduto. Neanch'io. Arrivederci. Aspetti. Un omaggio della ditta. Ah, tornerò. Non è il caso, mi creda. Oh. Arrivederci. E voilà. Per fare sconti del genere, i sarti devono essere una manica di ladri. È tardi, devo andare.
Le lascio mia moglie, ci pensi lei. Ma mi raccomando, le faccio qualcosa di raffinato, di fine. La stringa bene alla vita e le prenda bene il giro dei fianchi. Mi raccomando, deve aderire bene al corpo. Arrivederci. Oh, finalmente se n'è andato. L'abbiamo scampata per un miracolo. Ora però siamo in un bel guaio. Cosa pensa di fare? Cosa penso di fare? Andarmene di qua al più presto. Questa non è una casa, questo è un trabocchetto, una tagliola, un calappio, una trappola. No, mio caro, non è possibile. Non può andarsene. Come non posso? Ah, la vedremo se non posso andarmene. Perché ormai mio marito la crede il mio sarto. E se dovesse tornare e non trovarla, capirebbe la verità. E come minimo la spara. Lo conosco. Susanna, lei sa che le sono molto devoto, ma non può dirmi che spara così, senza pensarci, non scherzi. Ah, no, no, non scherzo affatto. Conosco Anatolio. Spara. Spara? Spara. Susanna, siamo forse perduti. Ma che razza di... è lei, ma le sembra il modo di entrare così, come un bisonte? Scusi, ma lei perché sta seduto contro la porta? Perché le sue porte non si chiudono. Lei affitta delle baracche sfondate. Io le avevo detto che l'appartamento era ancora in disordine. La serratura è la prima cosa. Qui si entra in casa, come al caffè, il primo imbecille che arriva. Sarei io. Ma chi crede di essere per pensare che si parli sempre di lei? La sarta è andata via con la chiave e allora ho dovuto fare forzare la porta. Comunque le mando subito il fabbro. Il fabbro. Subito, qui. E perché non manda anche il macellaio, il droghiere, la portiera, i fotografi e i cronisti delle gazzette? Va bene, allora domani. A parte questo inconveniente, tutto bene? A meraviglia. Ma siccome non so se avrà notato che non sono solo... Mio Dio, sono desolato. Ecco, mi vorrà scusare se... Non avevo notato, c'era la signora. Sono spiacente. Ah, no, signora, non mi disturba affatto. Non ho segreti, mi dottor Molino. Appunto. Per mica andarsene per causa mia. Ma cosa fa? Si siede. C'è la signora Durand? Ah, no, questo no, è troppo. Ma questa è la stazione centrale. Vengo per il mio vestito. Ha dei difetti. E se li tenga? Cosa? I difetti suoi e dei suoi vestiti. Va bene, vuol dire che non pago. Per me fa lo stesso. Si figuri per me. Gentili coi clienti. Qua dentro. Ma quello non se ne va. Ora ci penso io. Ma dov'è? Ah, eccolo. Mio caro Basinè. Mio caro Molino, ho avuto un'emozione nel quarto poco fa. Ho creduto per un momento di essere sulle tracce di mia moglie. Ma... mi avevano detto... Mi lasci dire che è bellissima! Mi avevano detto di una certa Madame Bassinet in Rue Breda. Quella è mia moglie, ho pensato. E mi precipito. Arrivo in Rue Breda, tutto emozionato, e indovini un po'. Non era lei, era una sconosciuta. Quella mi guarda in faccia e mi dice, lei cosa vuole? E dico, io cercavo una donna. Ah, benissimo, si accomodi. Come la vuole? Alta, bassa, grassa, magra? Era un bordello. Lì di Milan 70, questo è certamente la mezzanotte. E che c'entra mia suocera adesso? Che fatica queste scale. C'è nessuno? Ancora gente. Questo è troppo. Ah, il contagioso. Stia alla larga. Alla larga. Mi mostri le stanze, ma con il dito. Purtroppo, signora, sono molto mortificato, ma l'ho già affittato l'appartamento. Affittato? Ma non mi aveva detto che... Mio genero. E che ci fa lei qui? Ho il diritto di saperlo. Come cosa faccio? Cosa faccio io? Cosa ci fa lei? Rifiuta di rispondere? Faccia bene attenzione. Ho tutto il diritto di pensare male. Malissimo. Male, malissimo. Pensare male. Perché io sono qui, in casa della mia paziente, che è una signora molto malata e che abita qui. Anzi, come va il polso oggi? Vogliamo sentire? La nuova affittuaria? È vero, signore, che lei è una mia cliente molto malata che abita qui? Oh, sì, certo, signore. Certo, signore. Ma non l'avrei mai messo in dubbio, cara signora. E potrei sapere, signora, a cosa debbo l'onore? Chiedo scusa, signora. Ero venuta per quell'offerta. Un'offerta? Ah, allora capisco. Lei come patronessa è benvenuta in casa mia. E... potrebbero bastarle 5 franchi. La vecchia fa la cattona. Ma cosa fa? Non si vergogna a cercare dei soldi in casa degli altri, anche la questua. Ma io non cerco soldi. Cerco un appartamento, signora. Oh, allora mi scusi tanto, signora.
Anzi, se il dottor Moulineau ci presenta. Ah, sì, sì, scusatemi se non l'ho fatto prima. La signora Greville, mia suocera, la signora Aubin, la signora Suzanne Aubin. Molto piacere. E così lei, signora, si fa curare da mio genero? Sì, sì. Sì, sì, sì. E anche... anche... E anche... anche... anche mio marito. È mio marito, suo marito. Ah, molto piacere. Sì. E cosa c'ha suo marito? È un eczema terribile. Un eczema piastre con follicoli purulenti e parziale desquamazione del derma superiore. Che schifo. È una conseguenza del parto. Del parto lui? Ma non lui, sua moglie. Cosa, io? Da signora e madre. Ma no, cosa ha capito? Veramente io. Cosa ha capito? Conseguenza del porto. Marinaio. Alcolizzato, beve porto, insomma, non faccia domande, segreto professionale. E ora, cara suocera, vorrei continuare la mia visita, se mi permette, ecco, io l'accompagno da questa parte. Va bene, vi lascio. Appunto. Ah, se venisse mia figlia, sì, ovvero sua moglie, sì, le ricordi che ripasserò a prenderla. Va bene, sarà fatto. Arrivederla, cara suocera. Non faccia tanto il gentile, io non dimentico. Arrivederla, signora. Signora, e curi buonasera. Molto bene suo marito. Il porto porta alla rovina, cara signora Aubin. Mi scusi, bisticcio. Riceva il signore che sta arrivando, chiederà di me del sarto Robespierre. Per lui io sono il sarto Robespierre. Ma che fa? Che fa? Ride, ride. Ma le sembra il momento. Ma no, no, e cosa gli devo dire? Ma gli dica quello che vuole, gli dica che sono occupato, che sto parlando con la regina del Portogallo, io vuole lei, ma non voglio vederlo. Ho capito? Va bene, ho capito. Robespierre, la regina del Portogallo, deve essere un po' giù di testa il dottore. Avrebbe proprio bisogno di un bravo dottore. Rieccomi qua. Ma il signor Robespierre non c'è più? No, il signor Robespierre non può riceverla. Il dottore? Precisamente, il dottore. Allora, lei è al corrente? No, non può riceverla. Il nostro caro dottore. Il nostro caro dottore. Ma perché si fa chiamare Robespierre? Lo sa che non mi aspettavo proprio di trovarla qui. Va bene che in compenso il signor Robespierre è spesso da lei. E mi ha parlato di lei giusto poco fa. Ah, immagino lo visiti spesso. Eh sì, mi interessa visitarlo. Giusto, mica si lavora gratis. Mica se la... Cosa sta dicendo? Ma, senta, in confidenza, che cos'ha? È malato il signor Robespierre? Ah, se ne è accorta anche lei, Secondo me sì. Capisco, l'ho capito subito. E lei cosa gli fa? Docce fredde, non si disturbi. Cosa gli faccio? Ah, non gli faccio niente perché la cosa non è di mia competenza. Però in confidenza non gli farebbero male. Capisco, deve affidarsi a uno psichiatra. Bravo. Senta, già che l'ho sotto mano, mi di un consiglio. Siccome sono un tipo, diciamo, esuberante, cioè molto caldo... Meglio per lei. La circolazione del sangue mi si blocca, mi si addormentano le gambe. Peggio per lei. Ne parlavo tempo fa col suo cameriere. Giuseppe Battista. Non so, ma mi consigliava cose cervellotti che le deve aver sentite da lei. Guardi, per me non c'è niente di meglio del massaggio. Provato, ma senza beneficio. Perché non lo sa fare? Lei deve chiamare un bravo massaggiatore e non bati a spese. Lei lo fa spogliare, lo stende su un divano e lo massaggia energicamente per un'ora. Se dopo un'ora la circolazione non si è perfettamente ristabilita, io mi taglio la testa. Ecco, io facevo esattamente il contrario. La ringrazio infinitamente, proverò senz'altro. Si può vedere il signor Robespierre? No, no, è impossibile. Sta parlando con la regina del Portogallo. Ullala, la regina del Portogallo, accidenti. Ah, è un sarto alla moda, veste le regine. Chissà com'è caro. Senta, perché non torno un altro giorno? Non posso. Gli devo presentare una cliente, una mia amica. La signora Santa Negres si è messa in testa di volersi servire del sarto di mia moglie. Ah. Sono venuto prima perché non vorrei che incontrasse mia moglie. Eh beh. Le risulta che sia andata via? Quella che era qua prima era sua moglie? Sì, sì. E lei la lascia venire su da sola? Oh, niente paura. L'ho accompagnata io. Ah, allora non parlo più. Ma secondo lei ne avrebbe molto?
E beh, sa, impegnato con una regina, la regina del Portogallo. Portogallo! Questa è la suocera. L'aspetto per le scale per vedere se riesco ad appiopparle un altro appartamento. Voglio andar via! Lo capite che devo andar via? Dottore? Dottore? Scomparso. Che strano tipo. Me ne vado! Me ne vado! Non capisco perché mi si debba impedire di andarmene. Questa è la regina. Altezza, i miei rispetti. Cosa dice costui? Mi inchino davanti alla maestà vostra. Posso sapere con chi ho l'onore di... Anatolio Aubin. Ah, il marito della signora Aubin. Una signora tanto, tanto carina che ho conosciuto orora. Ma si tiri su, la prego. Non amo i salami lecchi. E il suo eczema, come va? Mi scusi, ma non ho nessun eczema. D'accordo, non lo vuol far sapere. Che gaffe terribile, vero? Non ha fatto nessuna gaffe. Lei è troppo indulgente, signore. Altezza? Signore? Stia dentro, per carità! Ah. Complimenti! Tipo la mano, la reginona. Non sembra affatto una vera regina. Sembra proprio una massaia. Una massaia? Una massaia. Senta un po'. Mia moglie è andata via. Da un pezzo. Anzi, mi ha detto, se ritorna mio marito, gli dica di raggiungermi al Louvre. Al Louvre? Vuole farsi una cultura. Ha detto di raggiungerla al Louvre. Non ci penso nemmeno. Mi sta bene così. Perché c'è una signora, una mia amica, lei mi capisce, che mi deve venire a prendere. Qui? Qui. Le ha dato appuntamento qui. Nel suo atelier. Che idea? E non vorrei che si incontrasse con mia moglie. Ah, certo, capisco. Un'avventura. Una piccola avventura. Una piccola avventura. Perciò non vale la pena che mia moglie... Si capisce, potrebbe renderle la pariglia. Impossibile. Perché? La mia vita è costellata di avventure con donne sposate. Conosco tutti i sistemi, gli inganni, i sotterfugi. Ma va. Io non sono certo come quei mariti sprovveduti. Quell'ammasso di corna parigine. Si figuri che ne ho conosciuto uno. Sì. Che accompagnava sua moglie a tutti i nostri incontri. Lei diceva che saliva dalla chiromante. E invece? E la chiromante ero io. Lei diceva che andava dalla chiromante e invece la chiromante era lei. Ah, ma lei è un furbacchione, mica come quei mariti imbecilli che... Che? Del resto mia moglie non ci prova nemmeno. Perché? Sa benissimo che se per caso la scoprissi in flagrante non esiterei. Un duello? No, non so battermi. Meno male. Gli sparerei addosso. Ogni volta che lo incontro, pam, 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 lo uccido. Spaventoso. Cioè, mi sembra giusto. Del resto io qui non sono venuto per parlarle di questo. No? Signor Robespierre. Chi è? Ah, sì, sono io. Signor Aubin. Sto per farle una bella sorpresa. Lei non immagina cosa le sto preparando. No, no, proprio non me l'immagino. Sa cosa le porto? Che cosa mi porta? Una signora. E per farne che? Per farle dei vestiti. Ha un'idea proprio carina la sua, come se io non avessi altro da fare. La mia medicina. E beh, la sua medicina. Non vedo cosa possa impedirle di prendere la sua purga. La purga? Insomma, non ho mai visto un bottegaio lamentarsi per i troppi clienti. Ah, ma io non mi lamento. Magari sarà perché i vestiti li fa solo alle teste coronate. Io faccio vestiti alle teste. Insomma, lei è sarto o no? Se sono sarto io, sono sarto, sono sartissimo. Chi è? Sono di nuovo io. Sono tornata per vedere se è meno occupato per il mio vestito. Quale vestito? Mi sta così male. Guarda. Ah, infatti, sono qui per questo. Sarto sartissimo, vediamo subito. Ma chi l'ha fatto? Lei. Ma guarda che roba. Com'è diventato gentile. Ecco, guardi, la spalla destra fa una grinza. Fa una grinza la spalla destra, si fa così, si leva, eccola lì, e tracca. Veramente era la destra. Ah, era la destra. Semmai è più grave il colletto, guardi, fa una gobba. Vediamo il colletto. It's horrible. Traduzione è orribile. La fa sembrare il gobbo di Notre Dame. Si fa così, si leva anche questa qui. E di dietro, ma qua, guarda questo di dietro. È un di dietro che con rispetto parlando, la fa sembrare una mongolfiera. Si fa così e si leva anche questa qui. Hai visto? Questo me lo deve rifare tutto. Sì, sì, glielo rifaccio tutto e glielo mando anche a casa. Basta che mi dia l'indirizzo. Dove sta? Abito al piano di sopra, e meno male. Meno male, sì. Perché non so come sarei tornata a casa in queste condizioni. Lo sa cosa mi hanno detto di lei? No. Che dovrebbe farsi delle docce fredde. E chi è quell'imbecille che gliel'ha detto? Molinò. Sì, il dottor Molinò. L'ho lasciato poco fa. Lei l'ha lasciato poco fa? Sì. Il dottor Molinò? Sì, sì. Se le deve far lei le docce fredde. Eccomi qui, amico mio. Buongiorno, cara amica.
Questa è la signora Santa Negres, di cui le ho parlato. Una cliente degna di lei. La signora di Santa Negres fa parte della migliore aristocrazia del Boulevard Saint-Germain. In effetti è così, amico mio. Ma guarda qui, il mio tesorino drizza le orecchie. Vuol dire che ha il desiderio impellente di scendere giù da basso. Portala a passeggio e torna su tra un po'. No, non è dignitoso. Come dici, caro? Dico che andrò subito. Non ha nessun tatto. Rosa Pichon! Ciccio bello! Prima o poi ci si incontra nella vita. Ti ricordi il quartiere latino? Ah, è lì che ci siamo conosciuti. È lì che facevo medicina. E ti sei poi laureato. Come vedi. E ti sei messo a fare il sarto. Sì, per distinguermi. Capisci che per un medico fare il medico è banale, mentre per un sarto... E bravo, Ciccio Bello. Non gridare così forte. C'è un malato in no, casa. No, non c'è un malato, ma non occorre gridare, Ciccio Bello, così a squarciagola. Non sono più Ciccio Bello adesso. Hai messo la testa a posto, poverino. No, sono sempre uno che ha le sue soddisfazioni, ma tu capisci che non sono più Ciccio Bello. Questo andava bene al quartiere latino, molti, molti anni fa. Adesso sono un uomo serio, arrivato. Ma io ti ho conosciuto solo con quel nome. Come ti chiami veramente? Robespierre, mi chiamo Robespierre. Oh, che nome esagerato per uno come te. È sempre meglio che Ciccio Bello, se permetti, no? Ebbene, se tu non sei più Ciccio Bello, io non sono più Rosa Pichon. Sono la signora... The Saint-Enigris. Ti sei piazzata. Accasata. Oh, che ti sei piazzata. Ho piantato uno sciocco balordo che era mio marito per un generale che mi ha dato il gran nome che porto. Saint-Enigris. Accidenti, un generale. Un generale. Un generale, sono rari i generali. Cazzoletto. E dove l'hai trovato? A Letuieri, mentre mio marito era andato a comprare le sigarette. Questa storia l'ho già sentita, solo che si trattava di un sigaro. Ma hai un animale lì dentro. Quale animale? Ah, sì, un animale, uno struzzo che abbiamo fatto venire dall'Africa per via delle piume che... Ah, che bello, me lo fai vedere? Lo struzzo, no, impossibile, è una bestia scontrosissima, non ama la gente. A proposito di bestie, tuo marito l'hai più rivisto? Mai, se Dio vuole. Mi è servita per il lancio. Una volta lanciata mi ha dato il gran nome che porto, Saint-Enigres. Suona bene. Allora, benissimo, eh? Oh, ma si dà da fare il tuo struzzo. Sì, infatti, sarà meglio che vada a dirgli due paroline. Allo struzzo. Non ne vale la pena, resta qua. Un'altra donna? Oh, questo è troppo. E questo è lo struzzo. No, questa è la cassiera, fa finta di niente, è una malattia nervosa, non far caso a quello che dice. Susanna, la prego, non facciamo scandali, si calmi. Come? Mi ha imbrogliata. Me lo poteva dire che stava con l'amante. Cosa? Signora, per chi mi prende? Sappia che io sono una cliente, sono qui per ordinare un vestito. E non me le venga a raccontare a me queste storie cretine. Come si permette? Ma io vi assicuro che... Anche lei, amico mio, lei ha una bella faccia tosta. Mio caro, quando si è l'amante della cassiera bisogna cercare di evitare di esporre le proprie clienti ad insulti. Ma di quale cassiera va cianciato? Niente, una malattia mentale, non faccia caso a quello che dice. Sono una donna per bene, io, una signora. Per bene, una signora. Sono una signora. Il signore è soltanto il mio sarto. Non sono sarto io, no. Ah, ne sappiamo delle belle sul conto di questo sarto. Delle belle cara, ne la sappiamo. Mia signora. Ancora? E che il signore mio sarto lo dimostra che sono qui con mio marito. Non le dice niente questo? Mi pare una prova che non ammette insinuazioni. Ah, voglio proprio vederlo questo marito. Io no. Oh, lo vedrà. È sceso a portare a passeggio il cane. Ecco, e ci mancherebbe anche il marito adesso. Oh, eccolo che viene. Ride bene chi ride ultimo. Vieni avanti. Questa sciocca balorda non crede che sei mio marito. Ce l'ho mia moglie. Cielo, mio marito. Cielo, che disastro. Tu, brutto porco. Questa me la pagherai. Me la pagherai, caro. No, mi vendicherò. Riprenditi il cane. Anatolio. Ma vai al diavolo. Susanna. Susanna. Svengo. No, Rosa. Svengo. No, Rosa. Ma ti sembra questo il momento? Su, stai. La mamma deve essere ancora qui. Cielo, mia moglie. Cielo, mio marito. E con una donna fra le braccia. Yvonne, non credere una sola delle cose che vedi. Addio. Non mi vedrai mai più.
Yvonne, senti! Yvonne, stai su! Yvonne! Non voglio sentire. Addio! Yvonne, aspettami! Io, caro Molino. Ah, giusto lei. Arriva giusto in tempo. Prenda la donna. Prima il cane, poi la donna. Prima il cane. Poi la donna. Così, Yvonne! Yvonne, amore mio! Non credere una sola delle cose che hai visto! Finalmente l'ho ritrovata! Cielo, mio marito! Chiede? Nessuno. Come nessuno? Un tale che cercava il dottore per un'operazione. Mi ha chiesto se il signore era in casa. Gli ho detto di sì. E allora ha detto che gli era passato tutto e se n'è andato. Comunque, quando alla porta non c'è nessuno, si viene da me e si dice, signore, non c'era nessuno. No? No. Io capisco lo stato d'animo in cui si trova il signore. Ma se mi posso permettere, la colpa è sua. Le cose malvagie vanno fatte bene. O non si fanno. Le cose per male vanno fatte per bene, o non si fanno. Se lei l'altra sera mi avesse detto, Stefano, vado a far bagordi, mi ci sarei messo io nel suo letto. Nel mio letto. Dopo aver cambiato le lenzuola. Meno male. Tanto per salvare le apparenze. Stefano, io sarò fuori di me, ma tu dove sei? Sempre accanto a lei, signore. Ecco. E allora dove sarà nostra moglie? Sono 24 ore che ha abbandonato il tetto coniugale. Stefano! Senta, signore. Se c'è qualcosa che si può fare per sistemare questa incresciosa faccenda, sì, veda di farla. Lo faccia per me, almeno. Non sopporto di vedermi intorno gente nervosa. Dopo un po' mi prendono i nervi, anche a me non mi sopporto. Ecco. Grazie. Hanno suonato. Non importa. Come non importa? In genere, se non apro, non si può entrare. Ma vado. Grazie. E lo faccia per me, capito? Stefano, non ci sono per nessuno. Solo per mia moglie, capito? Nessuno, nessuno? Nemmeno per il Papa. No, 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 non insista. Il signore non c'è. Il portiere mi ha detto che c'è. E a me l'ha detto lui stesso che non c'è. Lo saprà meglio lui del portiere, no? Allora gli dica che c'è il signor Oben. Mi ha detto neanche se fosse il Papa. Lei non è neanche vescovo. Ma devo vederlo assolutamente per via di mia moglie. E lui non vuol vedere nessuno per via della sua. E perché? No, queste non sono faccende da mettere in piazza. I segreti dei padroni sono sacri e inviolabili. E io in questo sono discreto fino al martirio. Se lei adesso mi chiedesse, è vero Stefano che c'è un gran bordello in famiglia? Io le direi, come si permette di usare una simile espressione per un po' di confusione familiare? E se lei mi domandasse, Stefano, è vero che il signore non è rientrato l'altra notte? È vero che la signora... Cosa ben più sconvolgente. Ha dormito fuori casa e siamo ancora qui, che l'aspettiamo. Io le direi no, no e poi no, non so di che cosa stia parlando. La signora Molino non è tornata a casa. E a lei chi gliel'ha raccontata una sciocchezza simile? Me l'ha detto lei. Io? Ma che faccia tosta? Non è tornata, come mia moglie. Dopo lo scandalo di ieri non si è fatta più viva. È incredibile. Ma è sua moglie? Ma è un caso di fuga in massa. Ma sono sicuro che verrà qui. So che a quest'ora viene dal dottore. Oggi il dottore non riceve. Si immagini finché non torna sua moglie. Scusi, suonano alla porta. Mia moglie. Dirò che non conosco Rosa. Vada a dire al dottor Molino che sono qui con sua moglie. Vado subito, signora. Il dottore ne sarà felicissimo. Ah, felicissimo. Visto quello che gli aspetta, ne sarei stupita. Sua maestà? È ancora effetto del porto. Si rovina così, lo sa? Mi scusi, ma lei non è la regina del Portogallo? Allora il caso è veramente grave. Senta, signore, se lei non si cura, il suo eczema diventerà un cratere. Io sono semplicemente la signora Greville, una volta per tutte. Allora ho frainteso? Direi. Sono desolato. Meno male. Immagino abbiate da parlare subito col dottore. Certo.
Mi ritiro. Bravo. Osequi. Osequi. Tornerò più tardi. Bravissimo, buongiorno. E tu, piccola, niente debolezze, mi raccomando. Sta tranquilla, mamma. Yvonne, finalmente sei tornata. Indietro, signore. Ma mi lasci passare. Non si illuda. Sono ben altre le ragioni della nostra presenza qui. Yvonne, richiama tua madre all'ordine, se no... Io so benissimo come deve comportarsi una madre in questi casi. E allora, se sa come comportarsi, sa benissimo anche che non c'entra un fico. Il fico intanto le ha riportato a casa sua moglie. Vede che il fico ha cominciato a ragionare, brava. Sì, ma non lo voglio lasciare in balia di un avventuriero mangiadote. Avventuriero, il matrimonio poi è rotto, ma mia figlia deve restare qui per salvare la faccia. Ecco, guardi, non si preoccupi per sua figlia, che ci penso io, mentre lei per salvarla la faccia vada altrove. No, caro signore, lei parla in una maniera che non mi piace proprio per niente. Io resterò qui in casa con mia figlia, casa divisa in due, da una parte le donne, dall'altra gli uomini. E in mezzo cosa ci facciamo? Una zona neutra per parlamentare? Ma questa è una proposta demenziale, assolutamente folle. Dimmi tu, Yvonne, ma che cosa ho fatto di male per meritare una proposta così cretina? Dillo tu, cosa ho fatto? Ma come? Ti ho scoperto con una donna tra le braccia e non ti basta? Non era mia. E poi se levavo le braccia e saldavo l'onore, lei perdeva l'onore e si rompeva la faccia. Era svenuta. Basta, tu te la fai con le sartine, questa è la verità. E me le presenta anche come pazienti. Ma questa è tutta un'altra storia, non facciamo confusione. Ma quella che l'ho presentato era la signora O'Bain, moglie del signor O'Bain. Moglie di chi? Moglie del signor O'Bain. Allora è bigamo. Certo che è bigamo, ma no, cosa mi fa dire? Ma non capisce niente la vecchia. Io dico quello che penso e penso quello che dico. No, lei vede quello che dice, dice quello che dice. Dice quello che vede e vede quello che fa. Fa quello che dice, Dico quello che penso e penso quello che dico. Insomma, basta, io voglio parlare da solo con mia moglie. No, non lascerò la mia bambina nelle grinfie di un avventuriero. Ma perché mi ha preso? Per il lupo mannaro? Mamma, lascia che ci parli io, così dopo non avremo niente da rimproverarci. Povera piccola, io so che tu ti lascerai turlupinare. Non aver paura, vai un momento di là. Povera bambina mia, se non ci fossi io, a quest'ora saresti già riconciliata. Yvonne, ti prego, ascoltami, perché da questo momento in poi ho deciso di dirti la verità, tutta la verità, tutt'altro che la verità. Lasciamo da parte un momento tua madre e ascoltami. Avanti, ti ascolto. Ti prego. Grazie. Yvonne, ti posso logicamente spiegare tutto. Quelle due donne sono un guaio del tutto personale e molto, molto, molto segreto del signor O'Bain, non mio. Figlia mia, non farti abbindolare, tieni duro! Dimmi tu se poi non ho il diritto all'attenuante, se la strozzo! No, aspetta! Non la strozzo. Stavo dicendo che io le conoscevo soltanto per ragioni professionali, devi credermi. Il signor O'Bain mi ha chiesto una diagnosi sul loro caso, che è una curiosa forma patologica e comparata di raffinantini, pantini, mantani. Come? Pantini Mantani, caso interessante, sai, ma che tu non puoi capire perché si tratta di cosa scientifica, piccola mia. Figlia mia, ti dice cose completamente idiote, non cedere! Se sbuca ancora una volta fuori con la testa, le tiro! No, non le tiro niente, non ne vale la pena. Yvonne. Perché tenevi quella donna tra le braccia e la stringevi? Perché mi hai sorpreso nel bel mezzo di un esperimento di suggestione catalettica. E la poverina era appena svenuta, infatti l'esperimento non è riuscito. Il caso è chiuso, non pensiamoci più. Vorrei crederti, ma mi dici cose che non riesco a capire. Mia cara, ci sono casi in cui un gentiluomo, soprattutto se medico, ha il dovere di spiegare senza tener conto della verità. Yvonne? Ti credo, ma avresti il coraggio di giurare? Ma perché devo giurare se mi credi? Giuralo su mia madre. Tua madre è un intrigante spaventoso. Giuro che la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Grazie. È un sollievo sapere che quella donna non la conoscevi. Se mi vedrai ancora con lei, ti autorizzerò a pensare tutto quello che vuoi. Va bene sì, così? Ma non va così. Bene così. Dopo, facciamo quando pace. Mamma sarà tornata in albergo. Almeno un bacino. Beh, un bacino. Almeno questo si può. Questo è troppo, ha vinto il satiro. Il sarto Robespierre è l'amante della moglie del dottore. Tesoro, tesoro mio. Allora d'ora in poi non farei più come l'altra notte. No, ma non no, mi hai detto dove l'hai passata. Ti giuro che d'ora in poi non avrei più ragione di lamentarti di me, te lo giuro. Me lo direi un giorno, vero, caro? Te lo dirò. Però ti rimprovero di non essere un buon marito e di non amare abbastanza tua moglie.
E io ti rimprovero di non essere una buona moglie e di non amare abbastanza tuo marito, va bene? Questa, per esempio, è nuova. Sono io, sono qui, sono arrivato in questo momento, non ho sentito niente. Le presento la signora Molinò, le presento la signora Molinò, le presento la signora Molinò. So tutto, ho visto benissimo, vecchio satiro. Complimenti. E a parte tutto, come va? Ha pensato alla nostra faccenda? Quale faccenda? Come quale faccenda? Il vestito di mia moglie? Ha sentito che caldo che fa? Che si dice alla camera di bello? Quale vestito, caro? Oh, niente, un vestito igienico che ho fatto fare per igienico? Sua moglie. Sì, igienico, omeopatico, con resistenza elettrica per scaldare il derma e sciogliere il grasso, che poi si riporta un ritrovato scientifico. Sei troppo piccina, cara, tu non puoi capire. La cosa mi pare losca. Oh, tu continui a sospettare di me. Ma se te l'ho detto che ti voglio bene, devi credermi, abbi fiducia. Sì, bastasse dirlo. Bastasse dirlo, ma te lo ripeto, ti amo, ti amo, ti amo, non ho mai amato altri che te. Non fanno niente per nascondere la tresca. Cara, amore mio, amore mio, amore. Sì. Cielo il marito. Altri che te. Non ho mai amato signora altri Pierre. Che te. Via, non davanti a tutti. Ma che me ne importa? Che vedano tutti, che vedano. Ma l'ha vista che sono qui? Quella. Beh, potrebbe almeno dirmi buongiorno. Non mi dice neanche buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Tutto qui? Signor Robespierre. No. Robespierre, perché si chiama Robespierre? Perché io lo chiamo Marat, sta sempre al bagno. Tua madre. Ma... Yvonne! Sì, sì, l'ho sentita, ma l'ho no. sentita. Ti chiama, ti garantisco che ti chiama, eh. Marat. È un cinico. E lei non dice niente. E che cosa dovrei dire? Niente, niente. Viva Dio, si direbbe che lei sia sordo. E invece ci sento benissimo. Sbaglio o li abbiamo disturbati, due piccioncini? Per la miseria in che razza di secolo viviamo? Però sono carini. Sì, sì, carini, proprio carini. Mio caro, io non sono tipo che si formalizza, ma non capisco perché non controlla un po' di più sua moglie. Mia moglie? A me ne dia almeno in tempo, l'ho appena ritrovata. Ah, l'ho appena ritrovata? Chissà perché mi parla tanto di mia moglie. Deve sapere che mi aveva piantato. Per il sarto? No, per il generale. Bene, tipo allegro sua moglie. È da un pezzo che la cercavo. Poi, quando meno me l'aspettavo, te la ritrovo fra le braccia. Indovini di chi? Del signor Robespierre. Bravo. Come ha fatto a indovinare? Beh, non mi è stato difficile capirlo. Lei come marito ha una tolleranza ammirevole. Pensi che quando mi ha visto è stato così contento che per la gioia mi ha dato uno schiaffo? Ma no. Sì. Mia cara moglie, mia cara suocera. Ah. Sono riuscito a convincerle, presa poco, tutte e due. Oh, buongiorno carissimo, mi scusi per poco fa. Niente, niente, ho capito perfettamente. Ma lei è ancora qui? Senta, le devo parlare. Oh, che cosa c'è? Scusi, sa? Ah, dica pure, non si preoccupi per si me. Si tratta di fatti personali. Si tratta di fatti personali. Appunto, mi interessa ma molto. Ma insomma? Ma insomma? Vado via. Faccia lei. Cosa c'è? Deve sapere che mia moglie non è tornata a casa. Beh. E siccome so che a quest'ora viene dal dottore, la sto aspettando. Accidenti. Anch'io ho detto accidenti, ma non è servito a niente. E credo che non servirà a niente neanche a me. Io vorrei aggiustare le cose. Ah. Ma mia moglie, come gliela faccio digerire la faccenda di Rosa? E se la sbrighi lei? Lei mi deve aiutare. Siamo fra uomini. Beh, sa, a volte... A mia moglie, Susanna, dirò che Rosa è la sua amante. Eh? Cosa? Ma lei scherza? Che gliene importa? Lo saprà solo mia moglie. Ma non ci pensi nemmeno. Robespierre, caro Robespierre, mi ascolti? Chi è Robespierre? Ah, sono io Robespierre. No, 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 è una follia. Non posso. Cosa ne direbbe la signora Molinò? Ah, lei crede che sia così gelosa? Ma si capisce, ma si rivolga a qualcun altro. A chi? A lui, per esempio. Ma come? E lei crede che la signora Molinò non direbbe niente? La signora Molinò? Ma cosa vuole che gliene importi? Dio che tempi. Comunque per me va bene. Senta, il signore le vuole parlare. Mi deve fare un grande piacere. Ah, purtroppo siamo alla fine del mese, io non ho contanti, eh? Non le costerà niente. Ah, vabbè, allora dica. Mia moglie mi ha sorpreso con l'amante. Non è una cosa nuova. Ma di nuovo c'è che mia moglie viene qui tra poco. Lei dovrebbe dire che la signora Rosa di Santa Negres è la sua amante. Questa sì che è un'idea. Ah, prova anche lei. È una pessima idea. Non vorrà dire che intende rifiutare? Ha indovinato. Accetti. È presidente di un sacco di società in gestazione. Può avere bisogno di mobili. Ogni piacere fatto è un privilegio reso. Accetto. Accetta. Accetto. Bravo. Accetto. Bravo. Bravo. Non è che mi impegni qualcosa? In niente. Ah, e com'è questa signora? Carina? Molto carina. Allegrotta? Abbastanza. Sarà un po' cocotta.
Sì, ma di classe. Di classe. Ah, ecco la fotografia. Deve mostrarla a mia moglie per dare più verosimiglianza alla faccenda. Ah, la signora O'Ben. Mia moglie, si ricordi la foto? Cara signora Susanna. Buongiorno, Susanna. Ah, è qui il signore. Molto bene, allora vuol dire che io posso andarmene. Susanna, sentimi, ti giuro che sono innocente. Va bene, caro marito. Potrai sostenerlo in tribunale a suo tempo. In tribunale? Non ci pensare nemmeno. È tutto un equivoco. Sì, mi hai sorpreso con una donna, ma io non la conoscevo nemmeno. La prova è che quella donna è di quel signore, è vero o no? Sì, 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 sì. Hai visto? Raccontala un'altra, questa storiella. Ma via, non sia così crudele, signore. Via, Susanna, credimi, ti giuro che sono innocente. Fuori la foto, è il momento. Sì, subito. La signora Bassinet. Oh, eccola, è arrivata finalmente. Cielo, l'amante di mio marito. Rosa qui, tutto è perduto, fuorché la fuga. Cosa fa qui Rosa? Cara, ti presento. Ma che cosa hanno tutti? Non capisco. Che cosa hanno? Nessuna educazione. Non ci badare, cara, è la sorpresa. Ah, la signora. Signora, permette che le presenti? Non le permetto affatto, signore. Anche lei. È il colmo. Sì, ma forse non ha capito. Ah, la padrona di casa. Signora, permette che le presenti? Lei qui. Vedo che continua l'esercizio del suo bel mestiere. Questo è troppo. Che banda di cafoni in questa casa. Aspetta, cara, non te la prendere. È gente così. A me succede di continuo. Ma come? Non reagisci. Sì! Sì. Aspetta. Rosa, disgraziata. Ma cosa ti è venuto in mente di venire fin qui a casa mia? Ma sei matta? Perché? Sono qui con mio marito. Tuo marito? E dov'è? Lì, Bassinet. Mi ha ritrovata ieri. È quello dei sigari. Bassinet? Che cosa succede? Ah, lei. Che... Rosa, per carità, niente scandali, vattene, mia moglie è qui. Ma insomma, mi avete rotto le scatole tutti. Ma perché le parlano tutti sottovoce? Eh no, caro mio, questa è troppo grossa. Non ci mancava altro che portare le sartine nel domicilio coniugale. Ma sei fissata, ma quali, quali sartine? Quella, per esempio. Io. Lei? No, la signora. La signora? Io non ci capisco più niente. Scusi, ma la signora è mia moglie. E la signora è la mia. Vi prego di pensarci due volte quando parlate di lei. Sua moglie. Per l'appunto. Senta. Sì. Ah, mi ridia la fotografia. Sì. No, non la guardi. Ma perché? No, la prego. Ah. È andata. Ah, che buffo. Non assomiglia a mia moglie? Questa? No. È più, come dire, no. Boh, guardi lei, scusi, eh? A sua moglie? Sì, la mia moglie. No, non direi. È meno... Boh, guarda tu, cara, scusa. Mi fai torto, caro. È orribile. Ah, sì, hai ragione. Non ti assomiglia affatto. No, per niente, no. Ma allora è tutto vero. Non mi avevi ingannata. Non mi hai disonorata. Te lo sto ripetendo da un'ora. Oh, mio caro Anatolio, perdonami se ti ho sospettato. Ti perdono, cara. E tu mi perdoni? Ma non chiedere perdono, cara. Mi sembra eccessivo. Che sciocchi. Per fortuna che ci sono qui io con gli occhi aperti, se no domani questi sono punto e da capo. Ed ora posso finalmente presentarvi mia moglie, Rosa de Sente... Enigres. Onoratissimo. Oh, mio caro, ora ti sento di nuovo mio marito. Aiuto. Scusi, ha detto marito? Ma allora, il dottor Molino? Il dottore in persona. È di fronte a lei. Ma io la credevo sarto. Silenzio. Forse un giorno non lontano le racconterò tutto. Ma ora... che ci siamo conosciuti, non deve...
deve fare complimenti. Io, dottor Molyneux, mi onorerò di averla come cliente a puro titolo di amicizia. La ringrazio, ma non intendo ammalarmi. Sia pure a titolo di amicizia. La signora è una cliente fedele. Ah, non cambierei per nulla al mondo il mio medico di fiducia. Con la salute non si scherza. Allora, mercoledì è il mio turno, se non sbaglio. Sì, mercoledì, come al solito, per la solita visita. Sì, sì, glielo rifaccio tutto e glielo mando anche a casa. Basta che mi dia l'indirizzo. Dove sta? Dove sta? Abito al piano di sopra e meno male. Meno male, sì. Perché non so come sarei tornata a casa in queste condizioni. Lo sa cosa mi hanno detto di lei? No. Che dovrebbe farsi delle docce fredde. E chi è quell'imbecille che gliel'ha detto? Molyneux. Molyneux? Sì, il dottor Molyneux. L'ho lasciato poco fa. Lei l'ha lasciato poco fa? Sì. Il dottor Molyneux? Sì, sì. Se le deve far lei le docce fredde. Eccomi qui, amico mio. Buongiorno, cara amica. Questa è la signora Santa Negres, di cui le ho parlato. Una cliente degna di lei. La signora di Santa Negres fa parte della migliore aristocrazia del Boulevard Saint-Germain. In effetti è così, amico mio. Ma guarda qui, il mio tesorino drizza le orecchie. Vuol dire che ha il desiderio impellente di scendere giù da basso. Portala a passeggio e torna su tra un po'. No, non è dignitoso. Come dici, caro? Dico che andrò subito. Non ha nessun tatto. Rosa Pichon! Ciccio bello! Rosa Pichon. Prima o poi ci si incontra nella vita. Ti ricordi il quartiere latino? È lì che ci siamo conosciuti. È lì che facevo medicina. E ti sei poi laureato. Come vedi. E ti sei messo a fare il sarto. Sì, sì, per distinguermi. Capisci che per un medico fare il medico è banale, mentre per un sarto... E bravo, Ciccio Bello. Non gridare così forte. C'è un malato in casa. No, non c'è un malato, ma non occorre gridare, Ciccio Bello, così a squarciagola. Non sono più Ciccio Bello adesso. Hai messo la testa a posto, poverino.
No, sono sempre uno che ha le sue soddisfazioni, ma tu capisci che non sono più Cicciobello. Questo andava bene al quartiere latino, molti, molti anni fa. Adesso sono un uomo serio, arrivato. Ma io ti ho conosciuto solo con quel nome. Come ti chiami veramente? Robespierre, mi chiamo Robespierre. Oh, che nome esagerato per uno come te. È sempre meglio che Cicciobello, se permetti. Ebbene, se tu non sei più Cicciobello, io non sono più Rosa Pichon. Sono la signora de Saint-Enigrès. Ti sei piazzata. A casa. Oh, che ti sei piazzata. Ho piantato uno sciocco balordo che era mio marito per un generale che mi ha dato il gran nome che porto. Saint-Enigrès. Accidenti, un generale. Un generale, sono rari, generali. Cazzoletto. E dove l'hai trovato? A letto ieri, mentre mio marito era andato a comprare le sigarette. Questa storia l'ho già sentita, solo che si trattava di un sigaro. Ma hai un animale lì dentro. Quale animale? Ah, sì, sì, uno. Oh, no, è la prima volta che mi succede, mi credi? Lo so, è questo che mi piace da impazzire. No, no, non possiamo continuare così. A lungo andare, qui finiscono per scoprire che le visite sono finte, che lei non è una paziente e che io invece sono molto, molto, molto impaziente. No, no. Dobbiamo fare qualcosa per favorire il nostro volo d'amore. È d'accordo, cara? Sì. Dobbiamo fare qualcosa? Sì. Ecco. Riflessi perfetti, i nervi a posto, lei mentre io. Giù, per carità, giù. Insomma, lei dice che se tiriamo la corda con le visite mediche, salta fuori la nostra relazione. Sì, sì, anche se la nostra non è una relazione, ma una tortura cinese. Ma se vuole, si potrebbe dare un contenuto a questa relazione. Possiamo vederci oggi stesso in un campo neutro. In un campo no, ho paura delle formiche. Oh, che cara. Mi piacerebbe in un appartamentino. Sì? Come nei romanzi di Paul Bush. Oh, la vita di Boheme. Ce l'ho. Rue de Milan 70, voltato l'angolo. L'aspetto lì, fra poco. È un'ex-sartoria. Come? Un'ex-sartoria. Oddio, come faccio così tutto un tratto? Si fa. Lei è troppo impetuoso, amico è mio. È soltanto apparenza. Io sono un gentiluomo. Quasi mi tenta, però sia chiaro che la nostra deve essere un'intesa che deve restare essenzialmente spirituale. Non oserei mai supporre il contrario. L'ombrello. Prendo l'ombrello. Eccolo lì, l'ombrello. Ecco, fra un'ora a Rue de Milan 70. Non dovrei. E invece dobbiamo. Fra un'ora a Rue de Milan 70. 70. A Rue de Milan. Alla prossima visita. Cara signora Aubin, vedrà che il Cantarsil farà miracoli, ossequi. Signore, c'è il signor Aubin. Mio marito. Non voglio vederlo. Ah, sei tu, caro. Stavo scendendo. D'accordo, cara, vai, ti raggiungo subito. Devo chiedere una cosa al dottore. Tenga cameriere, vada pure. Dottor Mourinho, venga, per favore, devo chiedergli un consiglio. Senta, mentre aspettavo mia moglie giù in carrozza, mi son detto, perché non faccio un salto su e non gli chiedo un consiglio? Deve sapere che da un po' di tempo perdo sangue dal naso e mi sento come se la circolazione facesse un po' di testa sua. Ah, molto bene. Dunque, lei deve prendere la chiave della stanza da pranzo. È importante la stanza da pranzo? Indispensabile la stanza da pranzo. La prenda? Occupi per me. Si tratta di fatti personali. Si tratta di fatti personali. Appunto, mi interessa ma molto. Ma insomma? Vado via. Faccia lei. Cosa c'è? Deve sapere che mia moglie non è tornata a casa. Beh. E siccome so che a quest'ora viene dal dottore, la sto aspettando. Accidenti. Anch'io ho detto accidenti, ma non è servito a niente. E credo che non servirà a niente neanche a me. Io vorrei aggiustare le cose. Ah. Ma mia moglie, come gliela faccio digerire la faccenda di Rosa? E se la sbrighi lei? Lei mi deve aiutare. Siamo fra uomini. Beh, sa, a volte. A mia moglie, Susanna, dirò che Rosa è la sua amante. Eh? Cosa? Ma lei scherza. Che gliene importa? Lo saprà solo mia moglie. Ma non ci pensi nemmeno. Robespierre, caro Robespierre, mi ascolti? Chi è Robespierre? Ah, sono io Robespierre. No, è una follia. Non posso. Cosa ne direbbe la signora Molinot? Ah, lei crede che sia così gelosa? Ma si capisce. Ma si rivolga a qualcun altro. A chi? A lui, per esempio. Ma come?
E lei crede che la signora Moulinot non direbbe niente? La signora Moulinot? Ma cosa vuole che gliene importi? Dio, che tempi. Comunque per me va bene. Senta, il signore le vuole parlare. Mi deve fare un grande piacere. Ah, purtroppo siamo alla fine del mese, io non ho contanti, eh? Non le costerà niente. Ah, vabbè, allora dica. Mia moglie mi ha sorpreso con l'amante. Non è una cosa nuova. Ma di nuovo c'è che mia moglie viene qui tra poco. Lei dovrebbe dire che la signora Rosa di Santa Negres è la sua amante. Questa sì che è un'idea. Prova anche lei. È una pessima idea. Non vorrà dire che intende rifiutare? Ha indovinato. Accetti. È presidente di un sacco di società in gestazione. Può avere bisogno di mobili. Ogni piacere fatto è un privilegio reso. Accetto. Accetta. Accetto. Bravo. Accetto. Bravo. Bravo. Non è che mi impegni qualcosa? In niente. Ah, e com'è questa signora? Carina? Molto carina. Allegrotta? Abbastanza. Sarà un po' cocotta. Sì, ma di classe. Di classe. Ah. Ecco la fotografia. Deve mostrarla a mia moglie per dare più verosimiglianza alla faccenda. Ah. La signora Aubin. Mia moglie, si ricordi la foto? Cara signora Susanna. Buongiorno, Susanna. Ah, è qui il signore. Molto bene, allora vuol dire che io posso andarmene. Susanna, sentimi, ti giuro che sono innocente. Va bene, caro marito. Potrei sostenerlo in tribunale a suo tempo. In tribunale? Non ci pensare nemmeno. È tutto un equivoco. Sì, mi hai sorpreso con una donna, ma io non la conoscevo nemmeno. La prova è che quella donna è di quel signore, è vero o no? Sì, 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 sì. Hai visto? Raccontalo un'altra, questa storiella. Ma via, non sia così crudele, signore. Via, Susanna, credimi, ti giuro che sono innocente. Fuori la foto, è il momento. Sì, subito. La signora Bassinet. Oh, eccola, è arrivata finalmente. Cielo, l'amante di mio marito. Però deserta. Lì non c'è nessuno, lì non c'è nessuno, lì non c'è nessuno, non c'è nessuno. Soli, non vorrei che lei approfittasse della situazione. Oh. Non mi permetterei mai. Ma perché trema? Mio Dio, se qualcuno ci vedesse mi sentirei così colpevole. Ah, se qualcuno ci vedesse, che squisito senso morale, no. No, siamo soli, non c'è pericolo. Susanna, cara, sul mio onore. Mi pare che stia andando oltre. Il pudore ha i suoi diritti, ma lei deve collaborare, Susanna, cara. Oh, ma perché trema ancora? Oh, lo supererò a questo momento, sa. Sì, sì, vedrà. Anche mio marito. Ma lo lasci perdere, suo marito? Che ha fatto il militare. Dice che anche i più coraggiosi hanno paura prima del fuoco. Poi, quando cominciano a sparare addosso, passa tutto. Ah, sì? Passa tutto? E io sto facendo fuoco a volontà, anzi, vado alla carica. No, non faccia così, troppo impeto. Mi devo abituare al fuoco. Poi non si scalmani troppo. Ad Anatolio ho detto che salivo solo per un po'. Come mi importa a me di questo Anatolio? Ma mio marito. Mio marito? Anatolio! O ben! Il marito! Ma perché? Sì, è giù che mi aspetta. Può salire da un momento all'altro. Ma perché gliel'ha detto? Ma perché? È una follia. Ha voluto accompagnarmi a tutti i costi. E allora, siccome sapevo che questa è una sartoria, gli ho detto che andavo dal sarto. Ah, trovata geniale. Ma se quello sale... Ha lasciato che mi accompagnasse per non insospettirlo. Per non insospettirlo? Ma che brava. Via. Tanto per ora non viene. Non viene di certo. È tutto tranquillo. Ma sì, abbiamo ancora qualche buon lungo minuto... Tutto per noi. Appunto, approfittiamone. Sì, certo. La mia cara piccola Susanna. Ma perché così freddo? Io no. La mia cara piccola Susanna. L'ha già detto, mio caro amico. L'ho già detto? Non me ne ero accorto. Cara, la mia piccola Susanna. E tre. Non mi dica che sta facendo una pazzia. No, non pazzia, perché una pazzia? Lei lo sa che per me questa è la prima volta. Sì, e per me non vorrei che fosse l'ultima, invece. Ma lei trema, perché? Io tremo? Mi dica la verità.
Lei è felice di essere qui con me? Felicissimo, felicissimo. 250 franchi al mese e la porta sfondata, roba da ladri. E poi abbiamo ballato. Ballato? Sì, ballato, sempre per lui. E allora, sempre, sempre ballando, facendo finta di niente. Così ci scambiavamo la prognosi, canterellando. Canterellando? Canterellando. Non regge fino a sera, è brutta la sua cera. Sono l'ultime sue ore, siamo certi che ci muore. Sì, 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 ah, ah. Sì, 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 ah. Ah, che farsa. Sì, che farsa. Nella tragedia, che farsa nella tragedia. Certe volte, mia cara, nella vita noi medici siamo costretti a ingannare il malato a fin di bene. Veramente geniale. Veramente e così geniale. Bassinet conciato male. Conciato male, è finito. Il signor Bassinet. Buongiorno, dottore. Stia zitto, non parli, capito? Lei è malato, molto malato. Come? Stia zitto, non parli, capito? Lei è malato, molto malato. Io, ma neanche per sogno. E come sta, signor Bassinet? Come lei vede? Appunto, come lo vedi? Sta male, malissimo. Perché vuoi che il signor Bassinet stia male se lui stesso dice? Ma che ne sa lui? Che ne sa? Mica è medico, mica lo sa che è spacciato. Io sono spacciato? Ma sì, solo che abbiamo voluto tenerle nascosta la verità. Cosa mi sta dicendo? Non è possibile. E invece sembra di sì. Se no, perché crede che mio marito abbia passato la notte accanto a lei? Lei ha passato la notte accanto a me? Ma sì, ma sì, ma sì. Possibile che non se ne sia accorto? No. Delira, delira, non vedi, delira, non insistere, lascialo perdere. Su, coraggio, signor Bassinet. Sicuri, sicuri. Voglio vedere come fa, sei in agonia. È dura da un bel po' questa agonia. Cos'è? Un'agonia cronica? Appunto, sono le più mortali. È chiaro, mi inganna, dirò tutto alla mamma. Quale insensibilità? Se l'ho messa in agonia, poteva avere almeno un buon gusto di rimanerci, no? Ma io... Mi scusi, l'ha pregata qualcuno di venire da me stamattina? No. Aveva forse un appuntamento con me? No. E allora non si va in casa di chi l'ha scelta come scusa per raccontare una balla? Se lo sapevo. Ah, ma allora lei vuol mettere i puntini sugli? Ma no. E allora, scusi? Io vengo solo quando c'è un piacere da fare. Se per un piacere... Da fare a me. Ti pareva? Scusi, sa, ma io sono stanchissimo. Ho dormito tutta la notte in terrazza. Ah, ma io non ci faccio caso, non mi formalizzo. Scusi, ho da fare. Stamattina arriverà mia suocera da un momento all'altro a Parigi, capirà? Contrariamente a tutti, a me le suocere fanno simpatia. Sì, ma non credo che ne faccia lei a mia suocera. Io le so prendere per il loro verso. Ah, sì? Scusi un momento, torno subito. Stefano? Fra 5 minuti arriva con un biglietto da visita qualsiasi e di che c'è una persona che mi vuole parlare. Così ci liberiamo dello scocciatore. Così ci liberiamo dallo scocciatore. Lei deve sapere che un anno fa ho ricevuto un'eredità da mia zia. Lei deve sapere che la cosa mi lascia del tutto indifferente. Ah, dunque, lei deve sapere che con quei soldi io mi sono comprato una casa in Rue des Milan 70. Solo che gli appartamenti sono ancora tutti sfitti, non ho trovato un cane con gli affittanti. Allora ho pensato che siccome lei ha un bel giro di clienti per le mani, pensavo che potevi aiutarmi a... Oh, tue cose tanto, tanto più importanti da fare. Ti accompagno alla camera. Ma no, ma io non ho nessuna fretta. Prima accompagno no, te, poi... No, no, guarda, tu devi rispondere davanti alla nazione. Non posso sottrarti i tuoi doveri per delle frivolezze. Quali frivolezze, cara? Devo passare in sartoria. Ah, benissimo. Le frivolezze della moglie di un deputato giovano allo spirito del deputato stesso, quindi alla nazione. E poi alla camera non ci devo andare. Ma dove sta andando il cocchiere? Mm. Ehi, ma... Ma dove sta andando se non gliel'abbiamo detto dove deve andare? Ehi, cocchiere, è fermo. Oh! Lasci fare a me. Ho un itinerario che fa per lei. Ma quale itinerario? Passeggiata fra il verde, a trotto contenuto, dondolio calibrato. Si lasci servire, penso io a tutto. Ma lei è pazzo? Per chi ci ha preso? Va bene, non vuole che si sappia. Ho un'esperienza trentennale. Io ne ho portati di gentiluomini con le loro cocotte. A me cocotte! Ma fai tacere questo bifolco cretino! Atelier ammezzato, è qui. Le chiavi in portineria. La porta aperta.
ride, ride. Ma le sembra il momento? Ma no, e cosa gli devo dire? Ma gli dica quello che vuole, gli dica che sono occupato, che sto parlando con la regina del Portogallo, io vuole lei, ma non voglio vederlo. Ho capito? Va bene, ho capito. Robespierre, la regina del Portogallo. Deve essere un po' giù di testa il dottore. Avrebbe proprio bisogno di un bravo dottore. Rieccomi qua. Ma il signor Robespierre non c'è più? No, il signor Robespierre non può riceverla. Il dottore? Precisamente il dottore. Allora lei è al corrente? No, non può riceverla. Il nostro caro dottore. Il nostro caro dottore. Ma perché si fa chiamare Robespierre? Lo sa che non mi aspettavo proprio di trovarla qui. Va bene che in compenso il signor Robespierre è spesso da lei. E mi ha parlato di lei giusto poco fa. Ah. Immagino lo visiti spesso. Eh sì, mi interessa visitarlo. Giusto, mica si lavora gratis. Mica se la... Cosa sta dicendo? Ma, senta, in confidenza, che cos'ha? È malato il signor Robespierre? Ah, se ne è accorta anche lei, Secondo me sì. Capisco, l'ho capito subito. E lei cosa gli fa? Docce fredde? Non si disturbi. Cosa gli faccio? Ah, non gli faccio niente perché la cosa non è di mia competenza. Però in confidenza non gli farebbero male. Capisco, deve affidarsi a uno psichiatra. Bravo. Senta, già che l'ho sotto mano, mi di un consiglio. Siccome sono un tipo, diciamo, esuberante, cioè molto caldo... Meglio per lei. La circolazione del sangue mi si blocca, mi si addormentano le gambe. Peggio per lei. Ne parlavo tempo fa col suo cameriere. Giuseppe Battista. Non so, ma mi consigliava cose cervellotti che le deve aver sentite da lei. Guardi, per me non c'è niente di meglio del massaggio. Provato, ma senza beneficio. Perché non lo sa fare? Lei deve chiamare un bravo massaggiatore e non bati a spese. Lei lo fa spogliare. Lo stende su un divano e lo massaggia energicamente per un'ora. Se dopo un'ora la circolazione non si è perfettamente ristabilita, io mi taglio la testa. Ecco, io facevo esattamente il contrario. La ringrazio infinitamente, proverò senz'altro. Si può vedere il signor Robespierre? No, è impossibile. Sta parlando con la regina del Portogallo. Ullala, la regina del Portogallo, accidenti. Ah, è un sarto alla moda, veste le regine. Chissà com'è caro. Senta, perché non torno un altro giorno? Non posso. Gli devo presentare una cliente, una mia amica. La signora Santa Negres si è messa in testa di volersi servire del sarto di mia moglie. Sono venuto prima perché non vorrei che incontrasse mia moglie. Le risulta che sia andata via? Quella che era qua prima era sua moglie? Sì, sì. E lei la lascia venire? I Pantini Mantani. Come? Pantini Mantani, caso interessante, sai, ma che tu non puoi capire perché si tratta di cosa scientifica, piccola mia. Figlia mia ti dice cose completamente idiote, non cedere! Se spuca ancora una volta fuori con la testa, le tiro! Le tiro. No, non le tiro niente, non ne vale la pena. Yvonne. Perché tenevi quella donna tra le braccia e la stringevi? Perché mi hai sorpreso nel bel mezzo di un esperimento di suggestione catalettica. E la poverina era appena svenuta, infatti l'esperimento non è riuscito. Il caso è chiuso, non pensiamoci più. Vorrei crederti, ma mi dici cose che non riesco a capire. Mia cara, ci sono casi in cui un gentiluomo, soprattutto se medico, ha il dovere di spiegare senza tener conto della verità. Yvonne? Ti credo, ma avresti il coraggio di giurare? Ma perché devo giurare se mi credi? Giuralo su mia madre. Tua madre è un'intrigante spaventosa. Oh, giuro che la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Grazie. È un sollievo sapere che quella donna non la conosceva. Ah, se mi vedrai ancora con lei, ti autorizzerò a pensare tutto quello che vuoi. Va bene sì, così? Ma non così. Dopo, facciamo quando pace. Mamma sarà tornata in albergo. Almeno un bacino. Beh, un bacino. Almeno questo si può. Questo è troppo, ha vinto il satiro. Il sarto Robespierre è l'amante della moglie del dottore. Tesoro, tesoro mio. Allora d'ora in poi non farei più come l'altra notte. No, ma non no, mi hai detto dove l'hai passata. Ti giuro che d'ora in poi non avrei più ragione di lamentarti di me, te lo giuro. Me lo direi un giorno, vero caro? Oh, te lo dirò. Però ti rimprovero di non essere un buon marito e di non amare abbastanza tua moglie. E io ti rimprovero di non essere una buona moglie e di non amare abbastanza tuo marito, va bene? Questa per esempio è nuova. Sono io, sono qui,
Sono arrivato in questo momento. Non ho sentito niente. Le presento la signora Molyneux. Le presento la signora Molyneux. So tutto, ho visto benissimo, vecchio satiro. Complimenti. E a parte tutto, come va? Ha pensato alla nostra faccenda? Quale faccenda? Come quale faccenda? Il vestito di mia moglie? Ha sentito che caldo che fa? Che si dice alla camera di bello? Quale vestito, caro? Oh, niente, un vestito igienico che ho fatto fare per igienico? Sua moglie. Sì, igienico, omeopatico, con resistenza elettrica per scaldare il derma e sciogliere il grasso che poi si riporta un ritrovato scientifico. Sei troppo piccina, cara, tu non puoi capire. La cosa mi pare losca. Oh, tu continui a sospettare di me, ma se te l'ho detto che ti voglio bene, devi credermi, abbi fiducia. Sì, bastasse dirlo. Bastasse dirlo, ma te lo ripeto, ti amo, non ho mai amato altri che te. Non fanno niente per nascondere la tresca. Cara, amore mio. Sì. Cielo il marito. Altri che te. Non ho mai amato altri che te. Prima il cane, poi la donna. Prima il cane, poi la donna. Così, Yvonne, amore mio. Non credere una sola delle cose che hai visto. Finalmente l'ho ritrovata. Cielo, mio marito. Siede? Nessuno. Come nessuno? Un tale che cercava il dottore per un'operazione. Mi ha chiesto se il signore era in casa. Gli ho detto di sì. E allora ha detto che gli era passato tutto e se n'è andato. Comunque, quando alla porta non c'è nessuno, si viene da me e si dice, signore, non c'era nessuno. No? No. Io capisco lo stato d'animo in cui si trova il signore. Ma se mi posso permettere, la colpa è sua. Le cose malvagie vanno fatte bene. O non si fanno. Le cose per male vanno fatte per bene. O non si fanno. Se lei l'altra sera mi avesse detto, Stefano, vado a far bagordi, mi ci sarei messo io nel suo letto. Nel mio letto. Dopo aver cambiato le lenzuola. Meno male. Tanto per salvare le apparenze. Stefano, io sarò fuori di me, ma tu dove sei? Sempre accanto a lei, signore. Ecco. E allora dove sarà nostra moglie? Sono 24 ore che ha abbandonato il tetto coniugale. Stefano! Senta, signore. Se c'è qualcosa che si può fare per sistemare questa incresciosa faccenda, sì. Veda di farla. Lo faccia per me, almeno. Non sopporto di vedermi intorno gente nervosa. Dopo un po' mi prendono i nervi, anche a me non mi sopporto. Ecco. Grazie. Hanno suonato. Non importa. Come non importa? In genere, se non apro, non si può entrare. Ma vado. Grazie. E lo faccia per me, capito? Stefano, non ci sono per nessuno. Solo per mia moglie, capito? Nessuno? Nemmeno per il Papa. No, non insista. Il signore non c'è. Il portiere mi ha detto che c'è. E a me l'ha detto lui stesso che non c'è. Lo saprà meglio lui del portiere, no? Allora gli dica che c'è il signor Oben. Mi ha detto neanche se fosse il Papa. Lei non è neanche vescovo. Ma devo vederlo assolutamente per via di mia moglie. E lui non vuol vedere nessuno per via della sua. E perché? No, questo no. Mia cara, piccola Susanna. Ma perché è così freddo? Io no. La mia cara, piccola Susanna. L'ha già detto, mio caro amico. L'ho già detto? Non me ne ero accorso. Cara, la mia piccola... E tre. Non mi dica che sta facendo una pazzia. No, non pazzia, perché una pazzia? Lei lo sa che per me questa è la prima volta. Sì, e per me non vorrei che fosse l'ultima, invece. Ma lei trema, perché? Io tremo? Mi dica la verità. Lei è felice di essere qui con me? Felicissimo. 250 franchi al mese e la porta sfondata, roba da ladri. A cosa sta pensando? Ai 250... Ah, a lei, cara Susanna. La sento freddo.
Sono sicura che mi sta disprezzando. Ma lei sta scherzando? L'unico mio desiderio sarebbe di passare la vita ai suoi piedi. Sono cose che si dicono. No, sono cose che si fanno. Non si può entrare! Come? Non si può entrare? Si può entrare. Mi annoiavo? Così mi è saltato in testa di salire. Ma non voglio disturbare, continui pure il suo lavoro. Stava prendendo le misure a mia moglie, ho visto. Sì. Il signore mi stava prendendo le misure della vita. Della vita? Certo, della vita. Della vita. Voilà, perfetto. La vita è 110 circonferenza. Come 110? 52, scherziamo. Sì, ma noi grandi sarti usiamo raddoppiare. Prego, signor Specchio. Ah, no, quelli poi addirittura li triplichiamo, così per differenziarci dalle piccole sartorie. Poi, sa, ho preso occhio così, senza metro. Come si fa a prendere occhio così, senza metro? Lei non ha un metro per caso? Ma lei vuol scherzare? Perché dovrei avere un metro? È lei che deve averlo. Eh già, sarei io che dovrei averlo, cioè, ma io ne ho bizzeffe, sa. Ho metri lunghi, metri corti, metri verdi, metri rossi. Solo che quando si cerca non si trovano mai. Eccolo qui! Ha visto? Eccolo qui. Permette, signore, che... Ecco, allora, qui abbiamo... 28 meno 5, 835, qui lo svaso e porto 5, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31, ne hanno. Ma sai che è un tipo strano, molto divertente, come si chiama? Come si chiama? Come mi chiama? Il famoso sarto... Robespierre. Robespierre? Robespierre. Il nome non mi è nuovo. Infatti è il famoso inventore della camicia. Ah, è lei? Modestamente. Però la sua faccia non mi è nuova. Non è nuova? Mi pare di averla vista da qualche parte, come il nome del resto. Robespierre. Ah, può darsi, non lo so, da chez Maxime all'opera. Un altro metro, quanti ce ne sono in giro? Non so, in qualche luogo. No, ho capito, dal dottor Mulino, il medico di mia moglie. Dal dottor Mulino? Oh, dal dottor. L'ho visto poco fa, non mi sbaglio. È in cura anche lei da Mulino? Ah, può darsi, qualche volta. Tanto quello lì, per quello che fa, quello lì. Infatti, secondo me è un ciarlatano. Signora. Ma cosa fai? È contagioso! Torni fuori, deve essiccare. Devo parlare un attimo col dottor Molino. Per accordarvi sui particolari. Bel mestiere che no, fa, signore. Devo parlare un attimo col dottor Molino. Via, al sole, al sole. Ma perché dovrei stare al sole, signora? Perché nelle sue condizioni si sta al sole. Vada al ma sole. Ma ci sono quasi 40 gradi. Sempre troppo pochi per la sua malattia. Ma lascialo perdere, mamma. Per cortesia, signora, dica al dottor Molino che lo sto aspettando. Io dico tutto quello che vuole, ma non mi tocchi. Vada in terrazza. Grazie. Bravo, in terrazza. Vada, in terrazza. In questa casa hanno tutti qualcosa. Senti chi parla. Con quello che a lui parla. Ascolta, Yvonne. Certo che tuo marito è molto poco igienico. I malati così dovrebbe lasciarli a casa loro. Dunque tu mi dicevi che ha passato la notte fuori. Più fuori di così è orribile. No, tesoro mio, non piangere, spiegami e seguimi innanzitutto. Molino ha disertato il talamo. Per chi? Perché? Tesoro mio, un marito non passa fuori la notte per pigliare lucciole. Hai scoperto qualcosa? Non so. Ho trovato questo in una delle sue tasche. Guanto da donna. Indizio, certo. Ora gli faccio vedere io. Molino! Carissima madre di mia moglie. Basta, tagliamo corto. Che cos'è questo guanto? Oh, finalmente, sapesse quanto l'ho cercato. Giù le mani di chi è? Come, di chi è? Mio, no? Suo, di questa taglia. Sì, di questa taglia, per rendere più smilza la mano, più elegante, vede. Tenendo il pollice vicino così e allungando le dita, guardi. Basta, è un guanto da donna. Sembra, perché ha preso l'acqua, la pioggia l'ha ristretto. E la lunghezza? Appunto, ha preso in lunghezza tutto quello che ha perduto in larghezza. È l'effetto tipico dell'acqua, succede sempre così. Anche lei, se si bagnasse da così a così, ne acquisterebbe. Zitto, qui c'è scritto la misura numero 6. 6? Sì. Da che parte lo legge? È il 9. Molino, niente, lei mi vuol prendere in giro. Sì, cioè no, non tanto. Oh, allora vuol proprio che io le dica chiaramente quello che io penso di lei. Oh, inutile, lo intuisco. Lei è un marito indegno, un debosciato abituale. Abituale, poi sì, abituale. Sì, un debosciato, perché altrimenti si troverebbe un guanto da donna per le sue tasche. Perché le ho detto che è il mio, ristretto, va bene? Quante altre prove ci sarebbero a scavare fra le sue cartacce? Oh. E allora sì che se ne vedrebbero proprio delle belle. Diagnosi, analisi delle urine, tutte cose al di sopra di ogni sospetto. Attento a lei. Se trascura mia figlia, ci sono qua io. Non mi permetterei mai una simile sostituzione. Se guardi. Lei è sposato. Se lo ricordi me bene. Me lo sta ricordando lei fin troppo.
Lei ha giurato fedeltà a noi. Fortunatamente solo a mia moglie. Genero snaturato. Lei forse vuol dividere una madre dalla propria figlia? Insomma, basta. Ci credi troppo e se ne va. Mi vuol parlare a quattro occhi, credo che non cederà. Allora la faccenda si complica. Sì. Chi è questo rompiscatole? Ah, c'è Monsieur. Lo conosco benissimo. Lo saluterei volentieri. Anche solo una stretta di mano, eh? C'è Monsieur. Non è lui, è suo padre. Ma hai avuto un padre? Infatti, è il fratello. Era figlio unico. È uno zio da parte di madre, spatriato in Asia, in un momento di sconforto ed ora è qui, dopo l'evasione, naturalmente in incognito. Ha una faccenda delicata. Ineluttabile, credo. Aspetta, dottor Molino, senta! Un'idea. Se quella la scotta, io le mando il mio biglietto da visita. Così lei può dire che io sono un rompiscatole. Un rompiscatole? D'accordo. Basta che se ne vada? Sì, sì, se mi libera. Mia cara, piccola Yvonne, eccomi qui, pronta a parare i tuoi colpi bassi. Sai che non so mentire, ma sarei pronta a farlo pur di salvare la nostra rispettabilità, il nostro benessere. Non divorzieremo mai, fossi matto. Oh, io che faccio? Che faccio? L'importante è dormire, recuperare. Non ci sono per nessuno, nessuno. Signore, c'è la signora sua suocera. No. Signora, c'è la signora sua madre. E questo è l'inizio della fine. Dove siete, tesori miei? Dove vi trovo? Oh, figli, figli miei. Mamma, mamma mia. Se tu sapessi. Quanto l'abbiamo aspettata. Che piacere rivedervi. Ma che fa, piangere? Non piangere, mamma. Non piango, è l'emozione di rivedervi. Il mio caro Molino, ma com'è dimagrito, è dimagrito. Ma va. Tu sa, il matrimonio fa miracoli. Beh. Ma che cos'è questo abito scuro? Devi andare a un funerale. Sì, è per lei. Per me? No, voglio dire in suo onore. In no, suo onore. Ma il signore ha vegliato uno dei suoi malati affetto da agonia cronica. Certo. Poverino, fa servizio di notte. No, ma siccome c'era di mezzo un ballo, un balato, un medico deve assistere ai suoi balati. È raffreddato? Sì, no, non lo so. Ho tanto bisogno di riposo. Ma che riposo e riposo? Bisogna reagire. Non l'hai ancora fatta una tisana bollente a tuo marito? No. Le sue malattie se le sa curare benissimo con i consulti coreografici. Insomma, Yvonne, tu ce l'hai certamente con tuo marito. Dimmi la verità, io non mi sbaglio. C'è che cosa qualcuno si è alzato storto stamattina. E qualcuno non si è alzato affatto. Ora buoni, buoni, buoni. Ora metterò a posto tutto io. Ma come sono felice. Che bellezza rivedervi dopo tanto tempo. Come sono contenta di essere qui. E questo che cos'è? Oh, niente, uno che bussa. Ah, uno che bussa. Uno che bussa. Ma Stefano, ce ne sono ancora molti. In quantità valigie. Industriale. Ah, intende svernare la vecchia? Probabilmente. Ah, Stefano, vai di là a prendere la mia vestaglia e portala. Grazie, signore. Lei è molto gentile. Grazie. E grazie. Mi ringrazia anche l'imbecille. Quello chi è? Come chi? Sbrogliata. Me lo poteva dire che stava con l'amante. Cosa? Signora, per chi mi prende? Sappia che io sono una cliente, sono qui per ordinare un vestito. Non me le venga a raccontare a me queste storie cretine. Come si permette? Ma io vi assicuro che... Anche lei, beh, amico mio, lei ha una bella faccia tosta. Mio caro, quando si è l'amante della cassiera bisogna cercare di evitare di esporre le proprie clienti ad insulti. Ma di quale cassiera va cianciato? Niente, una malattia mentale, non faccia caso a quello che dice. Sono una donna per bene io, una signora. Per bene, una signora. Sono una signora. Il signore è soltanto il mio sarto. Non sono suo sarto io, no. Ne sappiamo delle belle sul conto di questo sarto, delle belle, cara ne sappiamo. La mia signora. Ancora? E che il signore mio sarto lo dimostra che sono qui con mio marito. Non le dice niente questo? Mi pare una prova che non ammette insinuazioni. Ah, voglio proprio vederlo questo marito. Io no. Oh, lo vedrà, lo vedrà. È sceso a portare a passeggio il cane. Ecco, e ci mancherebbe anche il marito adesso. Oh, eccolo che viene. Ride bene chi ride ultimo. Vieni, vieni avanti. Questa sciocca balorda non crede che sei mio marito. Ce l'ho mia moglie. Cielo, mio marito. Cielo, che disastro. Tu, brutto porco. Questa me la pagherai. Me la pagherai caro. No, mi vendicherò. Riprenditi il cane. Anatolio. Ma vai al diavolo. Susanna. Susanna. Svengo. No, Rosa. Rosa. Svengo. No, Rosa. Ma ti sembra questo il momento? Su, stai... La mamma deve essere ancora qui. Cielo, mia moglie. Cielo, mio marito. E con una donna fra le braccia. Yvonne, non credere una sola delle cose che vedi. Addio. Non mi vedrai mai più. Yvonne, senti.
Yvonne, stai su, Yvonne! Non voglio sentire. Addio. Yvonne, aspettami. Io, caro Molino. Ah, giusto lei. Arriva giusto in tempo. Prenda la donna. Prima il cane, poi la donna. Prima il cane, poi la donna. Così, Yvonne. Yvonne, amore mio. Non credere una sola delle cose che hai visto. Finalmente l'ho ritrovata. Cielo, mio marito! Chi era? Nessuno. E lei stamattina è uscito di casa, ha fatto le scale, ha suonato alla mia porta, è entrato in casa mia per farmi una proposta del genere. Sì? Ma mi faccia il piacere. No, ma senta, non si arrabbi. Io mi sono rivolta a lei perché questi miei appartamenti, francamente, sono umidicci, malsani. E allora ho pensato che in un clima così micidiale i suoi clienti avrebbero avuto bisogno delle sue cure, vita naturale durante. Così tutti e due avremmo avuto il nostro tornaconto. E lei crede che io sia un criminale così incallito da consigliare le sue baracche malsane ai miei clienti? No, ma stia a sentire, non sono malsane. Ad esempio, c'è un appartamentino asciuttissimo, all'ammezzato, e anche tutto ammobiliato, un'occasione d'oro. C'era una sarta, ma se n'è andata via senza pagare. È una storia buffissima. Pensi che questa sarta, una donna di mezza età ma ancora piacente, ha un amante? Cosa vuole che mi importi della sua sarta? Io sto qui a perdere tempo con lei, mentre quella povera donna di mia moglie è lì che soffre. Beato lei che ce l'ha ancora una moglie. Io la mia l'ho perduta. Meglio così, meglio così. Come meglio così? No, volevo dire che disgrazia, che disgrazia. Mi è stata tolta in meno di 5 minuti. Colpo apoplettico? No, militare. È scappata con un ufficiale. L'avevo lasciata su una panchina del giardino delle Tuileries. Le avevo detto, cara, vado a comprarmi un sigaro. Non l'ho mai più vista. Spero che abbia almeno colto l'occasione per smettere di fumare. Guardi che c'è il cameriere. Lo so. Ah, il cameriere? Cameriere? Cosa c'è, Stefano? Signore, c'è un signore che la desidera. Un signore a quest'ora? Chi sarà? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah, un rompiscatole. Scusi, Bassinè, ma proprio non posso esimermi da riceverlo. Un rompiscatole? Sa cosa facciamo? Io resto qui ostentatamente. Così quello capisce che è di troppo e se ne va. Mi vuol parlare a quattro occhi, credo che non cederà. Allora la faccenda si complica. Sì. Chi è questo rompiscatole? Ah, c'è Bassinè. Lo conosco benissimo. Lo saluterei volentieri. Anche solo una stretta di mano, eh? Che va su? Non è lui, è suo padre. Ma hai avuto un padre? Infatti, è il fratello. Era figlio unico. È uno zio da parte di madre, spatriato in Asia, in un momento di sconforto ed ora è qui, dopo l'evasione, naturalmente in incognito. Ha una faccenda delicata. Ineluttabile, credo. Ah, senta, dottor Molino, senta! Un'idea. Se quella la scotta, io le mando il mio biglietto da visita. Così lei può dire che io sono un rompiscatole. Un rompiscatole? D'accordo. Basta che se ne vada? Sì, sì. Se mi libera. Ah. Mia cara, piccola Yvonne, eccomi qui, pronta a parare i tuoi colpi bassi. Sai che non so mentire, ma sarei pronta a farlo pur di salvare la nostra rispettabilità, il nostro benessere. Non divorzeremo mai. Fossi matto. Oddio, che faccio? Che faccio? L'importante è dormire, recuperare. Non ci sono per nessuno. Nessuno. Signore, c'è la signora sua suocera. No. Qualche volta ci rimetto la mascella. Deve essere la digestione. Devo domandare al signore. Il vantaggio di stare al servizio di un medico è che sia sempre un medico al proprio servizio. A me fa molto comodo. Dice che è un temperamento cagionevole, nervoso, linfatico. L'ha detto lui. È il momento di svegliare il signore. Che stravaganza. Lui dorme di qua e lei di là. Stanze separate. Perché sposarsi allora? Pare che si usi nell'alta società.
Signore? 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 Niente, dorme sodo. Oddio. Stefano. Signora. Mio marito si è alzato? No, no, cioè, sì, sì. Stefano, cosa dice? Come no, no, sì, sì. Stefano, la sua confusione mentale mi sorprende. No, mi guardi bene in faccia, signora. Le sembro confuso. Sì? No, no, non entri, signora. E perché? Perché il signore sta male. Oddio, bisogna che lo veda. No, quando dico che sta male intendo dire che siccome le finestre sono spalancate la polvere dà fastidio perché la stavo togliendo in quanto mi stavo rifacendo la stanza. Ma come? Mio marito sta male e lei gli spalanca le finestre. Ma che sta dicendo? Complimenti. Il signore deve pagarglieli bene questi servizi. Gli sta bene. Io ho fatto quel che ho potuto. Il signore. Il signore non è rientrato stanotte. Naturalmente la signora se n'è accorta. Prima che mi becchino di nuovo al ballo dell'opera. Non è bello quello che ha fatto. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Se lei volesse ascoltare il consiglio di un amico. Ma quale amico? Io, signore. Bell'amico. Chiudere le finestre la sera, d'estate. Il signore ha passato una notte di bagordi, quindi è più colpevole di una finestra chiusa. Ma il cielo può testimoniare però che a quel ballo io non ci volevo andare. È stato tutto un capriccio di lei, della signora Aubin, donna di demoniaca bellezza che però mi provoca, mi esalta, mi trascina. Può fare di me tutto quello che vuole. Basta così, non intendo ascoltarla oltre. E invece resti! Vuoi impicciarti dei fatti miei? E allora se poi abbiamo ballato? Ballato? Sì, ballato, sempre per lui. E allora, sempre, sempre ballando, facendo finta di niente. Così ci scambiavamo la prognosi, canterellando. Canterellando? Canterellando. Non regge fino a sera, è brutta la sua cera. Sono l'ultime sue ore, siamo certi? Che ci muore? Sì, sì, sì. Ah, ah. Sì, 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 sì. Ah. Ah. Che farsa. Sì, che farsa. Nella tragedia. Che farsa nella tragedia. Certe volte, mia cara, nella vita noi medici siamo costretti a ingannare il malato a fin di bene. Veramente geniale. Veramente e così geniale. Bassinet conciato male. Conciato male. È finito. Il signor Bassinet. Buongiorno, dottore. Zia Tito, non parli, capito? Lei è malato, molto malato. Come? Zia Tito, non parli, capito? Lei è malato, molto malato. Io, ma neanche per sogno. E come sta, signor Bassinet? Come lei vede? Appunto, come lo vedi? Sta male, malissimo. Perché vuoi che il signor Bassinet stia male se lui stesso dice? Ma che ne sa lui? Che ne sa? Mica è medico, mica lo sa che è spacciato. Io sono spacciato? Ma sì, solo che abbiamo voluto tenerle nascosta la verità. Cosa mi sta dicendo? Non è possibile. E invece sembra di sì. Se no, perché crede che mio marito abbia passato la notte accanto a lei? Lei ha passato la notte accanto a me? Ma sì, ma sì, ma sì. Possibile che non se ne sia accorto? No. Delira, delira, non vedi, delira, non insistere, lascialo perdere. Su, coraggio, signor Bassinet. Sicuri, sicuri. Voglio vedere come fa, sei in agonia. È dura da un bel po' questa agonia. Cos'è? Un'agonia cronica? Appunto, sono le più mortali. È chiaro, mi inganna, dirò tutto alla mamma. Quale insensibilità? Se l'ho messa in agonia, poteva avere almeno un buon gusto di rimanerci, no? Ma io... Mi scusi, l'ha pregata qualcuno di venire da me stamattina? No. Aveva forse un appuntamento con me? No. E allora non si va in casa di chi l'ha scelta come scusa per raccontare una balla? Se lo sapevo. Ah, ma allora lei vuol mettere i puntini sugli? Ma no. E allora, scusi? Io vengo solo quando c'è un piacere da fare. Sempre un piacere. Da fare a me. Ti pareva? Scusi, sa, ma io sono stanchissimo. Ho dormito tutta la notte in terrazza. Ah, ma io non ci faccio caso, non mi formalizzo. Scusi, ho da fare. Stamattina arriverà mia suocera da un momento all'altro a Parigi, capirà? Contrariamente a tutti, a me le suocere fanno simpatia. Sì, ma non credo che ne faccia lei a mia suocera. Io le so prendere per il loro verso. Ah, sì? Scusi un momento, torno subito. Stefano? Fra 5 minuti arriva con un biglietto da visita qualsiasi di che c'è una persona che mi vuole parlare. Così ci liberiamo dello scocciatore. Così ci liberiamo dallo scocciatore. Lei deve sapere che un anno fa ho ricevuto un'eredità da mia zia. Lei deve sapere che la cosa mi lascia del tutto indifferente.
Adunque lei deve sapere che con quei soldi io mi sono comprato una casa in Rue de Milan 70. Solo che gli appartamenti sono ancora tutti sfitti, non ho trovato un cane cui affittarli. Allora ho pensato che siccome lei ha un bel giro di clienti per le mani, pensavo che potrebbe aiutarmi a... Antani, caso interessante, sai, ma che tu non puoi capire perché si tratta di cosa scientifica, piccola mia. Figlia mia ti dice cose completamente idiote, non cedere! Se sbuca ancora una volta fuori con la testa, le tiro! Le tiro... No, non le tiro niente, non ne vale la pena. Yvonne... Perché tenevi quella donna tra le braccia e la stringevi? Perché? Perché mi hai sorpreso nel bel mezzo di un esperimento di suggestione catalettica. E la poverina era appena svenuta, infatti l'esperimento non è riuscito. Il caso è chiuso, non pensiamoci più. Vorrei crederti, ma mi dici cose che non riesco a capire. Mia cara, ci sono casi in cui un gentiluomo, soprattutto se medico, ha il dovere di spiegare senza tener conto della verità, Yvonne. Ti credo, ma avresti il coraggio di giurare? Ma perché devo giurare se mi credi? Giuralo su mia madre. Tua madre è un intrigante spaventoso. Oh, giuro che la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Grazie. È un sollievo sapere che quella donna non la conosceva. Oh, se mi vedrai ancora con lei, ti autorizzerò a pensare tutto quello che vuoi. Va bene sì, così? Ma non così. Dopo, facciamo quando pace. Mamma sarà tornata in albergo. Almeno un bacino. Beh, un bacino. Almeno questo si può. Questo è troppo, ha vinto il satiro. Il sarto Robespierre è l'amante della moglie del dottore. Tesoro, tesoro mio. Allora d'ora in poi non farei più come l'altra notte. No, ma non mi hai detto dove l'hai passata. Ti giuro che d'ora in poi non avrei più ragione di lamentarti di me, te lo giuro. Me lo direi un giorno, vero, caro? Oh, te lo dirò, te lo dirò. Però ti rimprovero di non essere un buon marito e di non amare abbastanza tua moglie. E io ti rimprovero di non essere una buona moglie e di non amare abbastanza tuo marito, va bene? Questa, per esempio, è nuova. Sono io, sono qui, sono arrivato in questo momento, non ho sentito niente. Le presento la signora Molyneux, le presento la signora Molyneux, le presento la signora Molyneux. So tutto, ho visto benissimo, vecchio satiro. Complimenti. E a parte tutto, come va? Ha pensato alla nostra faccenda? Quale faccenda? Come quale faccenda? Il vestito di mia moglie? Hai sentito che caldo che fa? Che si dice alla camera di bello? Quale vestito, caro? Oh, niente, un vestito igienico che ho fatto fare per igienico? Sua moglie. Sì, igienico, omeopatico, con resistenza elettrica per scaldare il derma e sciogliere il grasso che poi si riporta un ritrovato scientifico. Sei troppo piccina, cara, tu non puoi capire. La cosa mi pare losca. Oh, tu continui a sospettare di me. Ma se te l'ho detto che ti voglio bene, devi credermi, abbi fiducia. Sì, bastasse dirlo. Bastasse dirlo, ma te lo ripeto, ti amo, ti amo, ti amo, non ho mai amato altri che te. Non fanno niente per nascondere la tresca. Cara, amore mio, amore mio, amore sì. Cielo il marito. Altri che te, non ho mai amato altri che via, te. Non no. Davanti a tutti. Ma che me ne importa, che vedano. Salto dentro e che cosa ti trovo? La finestra chiusa. Ma come ti è venuto in mente? D'estate. Una notte all'aperto è micidiale. È micidiale, signore. Ah, mi sono rovinato. L'umidità mi ha mangiato le ossa. I vecchi reumatismi. Mi sono anche storto un piede. Sarà fratturato, mi sento malissimo. Chiama un dottore. Mi permetta di ricordarle che il dottore è lei. Ma qui si tratta di una cosa seria. Cosa sto dicendo? Ma tu non hai niente da fare? In cucina? Certo. Prima che mi becchino di nuovo al ballo dell'opera. E adesso? Cosa le racconto? Ah... Yvonne, mia piccola Yvonne, se mi pianti è il disastro. Un medico divorziato non offre nessuna fiducia. Sarebbe la fine. Come ti sei alzata presto? Dove hai passato la notte? Eh? Dove hai passato la notte? Da Bassinet. Non ti ho detto ieri che devo andare da Bassinet? No. No. E così hai passato la notte da Bassinet? Oh, non hai idea in che condizioni si è ridotto. Bassinet. Davvero? Ho dovuto vegliarlo. In frac. In frac. Ah, sì, in frac. Vuoi sapere tutto? Sì. Ecco, ora ti spiego. Non vuoi sederti? No. Non vuoi sederti. Ora vedi, siccome Bassinet è così malandato che la più piccola emozione lo ammazzerebbe,
E allora, per non impressionarlo, abbiamo organizzato una seratina in casa sua, così, fra medici. Fra medici. Fra medici. Un consulto in abito da sera. Per lui, poveraccio, per nascondergli la verità. E poi abbiamo ballato. Ballato? Sì, ballato. Sempre per lui. E allora, sempre ballando, facendo finta di niente. Così ci scambiavamo la prognosi. Canterellando. 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 Non regge fino a sera. È brutta la sua cera. Sono l'ultime sue ore. Siamo certi che ci muore? Sì, sì, sì. Ah, ah. Sì, 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 sì. Ah, ah, che farsa. Sì, che farsa. Nella tragedia, che farsa nella tragedia. Certe volte, mia cara, nella vita noi medici siamo costretti a ingannare il malato a fin di bene. Veramente geniale. Veramente e così geniale. Bassinet conciato male. Conciato male, è finito. Il signor Bassinet. Buongiorno, dottore. Zia Tito, non parli, capito? Lei è malato, molto malato. Come? Zia Tito, non parli, capito? Lei è malato, molto malato. Io, ma neanche per sogno. Signore? Niente, dorme sodo. Oddio. Stefano. Signora? Mio marito si è alzato? No, no, cioè, sì, sì. Stefano, cosa dice? Come no, no, sì, sì. Stefano, la sua confusione mentale mi sorprende. No, mi guardi bene in faccia, signora. Le sembro confuso. Sì? No, no, non entri, signora. E perché? Perché il signore sta male. Oddio, bisogna che lo veda. No, quando dico che sta male intendo dire che siccome le finestre sono spalancate, la polvere dà fastidio perché la stavo togliendo in quanto mi stavo rifacendo la stanza. Ma come? Mio marito sta male e lei gli spalanca le finestre. Ma che sta dicendo? Complimenti. Il signore deve pagarglieli bene, questi servizi. Gli sta bene. Io ho fatto quel che ho potuto. Il signore. Il signore non è rientrato stanotte. Naturalmente la signora se n'è accorta. Prima che mi becchino di nuovo al ballo dell'opera. Non è bello quello che ha fatto. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Se lei volesse ascoltare il consiglio di un amico. Ma quale amico? Io, signore. Bell'amico, chiudere le finestre la sera, d'estate. Il signore ha passato una notte di bagordi, quindi è più colpevole di una finestra chiusa. Ma il cielo può testimoniare però che a quel ballo io non ci volevo andare. È stato tutto un capriccio di lei, della signora Aubin, donna di demoniaca bellezza che però mi provoca, mi esalta, mi trascina. Può fare di me tutto quello che vuole. Basta così, non intendo ascoltarla oltre. E invece resti! Vuoi impicciarti dei fatti miei? E allora stammi a sentire. C'è sempre qualcosa da imparare dalle esperienze altrui. Ah, di che cosa stavamo parlando? Della signora Aubin, della signora Aubin, donna di demoniaca bellezza, ma dallo sguardo di assoluta innocenza. Basta così, riprendo con genio. No! Devi sapere che, provocato da lei, spinto da lei da ben due lunghi mesi, mi tengo a disposizione come medico di tutta fiducia con la speranza di ottenere qualcosa. E ieri finalmente, mi fissa un convegno, mi butta là le parole supreme. Stasera a mezzanotte, al ballo dell'opera, mi aspetti davanti al portone d'ingresso. E io lì, in frac, puntuale, pronto, carico come una pistola da duello, ho aspettato fino alle 3 del mattino, come un imbecille. Non è venuta. Come l'hai capito? Non è venuta. Stanco, disfatto, rabbioso, torno indietro mentre gustavo il buon letto di casa mia, ma arrivato sotto il portone, patatrac, dimenticata la chiave. Capisci? Dimenticata la chiave. Prometto affatto, signore. Anche lei. È il colmo. Sì, ma forse non ha capito. Ah, la padrona di casa. Signora, permette che le presenti... Lei qui. Vedo che continua l'esercizio del suo bel mestiere. Questo è troppo. Che banda di cafoni in questa casa. Aspetta, cara, non te la prendere. È gente così. A me succede di continuo. Ma come? Non reagisci? Sì! Sì. Aspetta. Rose, disgraziata. Ma cosa ti è venuto in mente di venire fin qui a casa mia? Ma sei matta? Perché? Sono qui con mio marito. Tuo marito? E dov'è? Lì, Bassinet. Mi ha ritrovata ieri. È quello dei sigari.
Passi né. Che cosa succede? Rosa, per carità, niente scandali, vattene, mia moglie è qui. Ma insomma, mi avete rotto le scatole tutti. Ma perché le parlano tutti sottovoce? No, caro mio, questa è troppo grossa. Non ci mancava altro che portare le sartine nel domicilio coniugale. Ma sei fissata? Ma quali? Quali sartine? Quella, per esempio. Io. Lei? No, la signora. La signora? Io. Io non ci capisco più niente. Scusi, ma la signora è mia moglie. E la signora è la mia. Vi prego di pensarci due volte quando parlate di lei. Sua moglie. Per l'appunto. Senta. Sì. Mi ridia la fotografia. No, non la guardi. No, la prego. È andata. Che buffo. Non assomiglia a mia moglie? Questa? No. È più, come dire, no. Guardi lei, scusi, A sua moglie? Sì, la mia moglie. No, non direi. È meno... Guarda tu, cara, scusa. Mi fai torto, caro. È orribile. Ah, sì, hai ragione. Non ti assomiglia affatto. No, per niente, no. Ma allora è tutto vero. Non mi avevi ingannata. Non mi hai disonorata. Te lo sto ripetendo da un'ora. Oh, mio caro Anatolio, perdonami se ti ho sospettato. Ti perdono, cara. E tu mi perdoni? Ma non chiedere perdono, cara. Mi sembra eccessivo. Che sciocchi. Per fortuna che ci sono qui io con gli occhi aperti, se no domani questi sono punto e da capo. Ed ora posso finalmente presentarvi mia moglie. Rosa De Sente...